appunto seduti ad ascoltare il professor De Gregorio, che è la persona che abbiamo chiamato come il suo grande fili Frosinone a parlarci di destra e sinistra, oggi un'opinione. Dunque, l'iniziativa di oggi è la prima che apre un seminario, una serie di incontri, sono in particolare quattro gli incontri che ci aspettano da qui sino alla fine dell'anno. E il tema della destra e della sinistra è appunto oggetto di questa serie di incontri, ad oggetto, diciamo, potremmo dire seminariale. Allora, innanzitutto vi anticipo che, ad esempio, venerdì 30 ottobre, quindi tra 2 settimane, avremo il professor Biagio De Giovanni che verrà a presentare il suo ultimo libro, A destra tutta, libro che tra l'altro potrete trovare proprio qui all'ingresso in esposizione. Quanti fossero interessati possono già acquistarlo, così magari possono venire, come dire, preparati, possono essere avvertiti degli argomenti che verranno trattati venerdì prossimo. Il 25 novembre invece, prossimo, il professor Salvatore Azzaro ci parlerà della destra e della sinistra nel pensiero di Jacques Maritain. E poi questo, diciamo, primo ciclo si concluderà con un intervento del professor Pellecchia, che ha ad oggetto una parola tabù: cosa significa oggi comunismo? Dunque, abbiamo pensato di ritornare a temi che avessero una marcatura più direttamente politica, non che gli altri seminari di cui ci siamo occupati, in particolare quello sul pensiero teologico del Novecento, non l'avessero. Perché sia il seminario che abbiamo svolto negli anni precedenti, sia il seminario di quest'anno, si inseriscono più in generale in quella crisi della postmodernità, in cui appunto sembra che i contesti, i valori di riferimento e quelli che sono in qualche modo i paradigmi tradizionali, anche, diciamo, sul campo politico, sono cambiati. Quindi appunto vogliamo interrogarci in particolare nel corso di questo seminario se è ancora valida una distinzione tra la destra e la sinistra, quali sono i nuovi, ammesso che ce ne siano, i nuovi confini appunto che ci riescano a definire quali sono gli ambiti della destra e della sinistra politica, e più in generale qui ritornare a discutere un po' di politica, perché poi sembra questo il problema vero che in qualche modo più ci rattrista tutti quanti, e cioè che ormai si parli tutto tranne che di politica, nel senso che il dibattito a livello, non proprio di quello locale, perché, per carità di patria, diciamo, ma anche quello nazionale, in qualche modo non si parla più delle grandi questioni, quando va bene ci si in qualche modo riduce a parlare delle questioni di strategia politica, tra partiti, delle questioni di alleanze, mentre i grandi temi purtroppo rimangono sempre in qualche modo appunto alle spalle. Ora, tema della destra e della sinistra, ovviamente un tema enorme, non a caso abbiamo deciso di dedicare più di un incontro per approfondirlo, e a questo primo incontro appunto abbiamo chiesto al professor De Gregorio di illustrarci la sua opinione. Mi preme in qualche modo evidenziare che quello del professor De Gregorio sarà un'opinione personale, che quindi non impegna come tale l'associazione al suo complesso, perché è sempre così stato. L'Istituto Gramsci come tale non ha una sua opinione, non ha in qualche modo una sua linea di azione, ma è una libera associazione nella quale tutti quanti sono chiamati in qualche modo a rappresentare se stessi le proprie opinioni. Certo è che posso dire, voglio dire, una voce che merita, secondo me, attenzione per appunto l'autorevolezza della sua persona. Ora, prima ancora di passare la parola al professor De Gregorio, forse ecco, su un paio di questioni volevo anch'io intrattenermi, se poi in maniera telegrafica, e cioè la prima riguarda in qualche modo il fatto se esiste ancora una distinzione a destra e a sinistra, perché sappiamo che sia dall'interno della sinistra sia anche all'esterno si mette addirittura in dubbio che sia ancora utile, che sia ancora attuale una distinzione tra la destra e la sinistra. Questa è una critica che in parte è anche un'autocritica, che esponenti della sinistra, potremmo dire la sinistra più tradizionale, la sinistra più integrale, diciamo, sostengono che ormai da anni in Italia non c'è più la sinistra, ma ci sono due destre. La destra, quella tradizionale, ormai abbandonata alla sua deriva plebiscitaria e demagogica, rappresentata dai partiti istituzionali della destra,
e poi sarebbe una pseudo-sinistra, una sedicente sinistra, che altro non è che una destra più presentabile, una destra tecnocratica, che da tempo ha finito per abbandonare in qualche modo i suoi temi di elezione, quali sono appunto i temi dell'uguaglianza, dell'emancipazione sociale, della difesa dei diritti sociali, della difesa dei più deboli e quant'altro. Ora, per fortuna c'è chi invece ancora a sinistra ritiene che non solo sia esistente, ma sia valida una distinzione tra sinistra e destra, e questa in particolare andrebbe individuata in quell'ethos, in quel auspicabile anche nel pathos probabilmente dell'idea di uguaglianza, e cioè il fatto che l'uguaglianza è ancora il discrimine, come dire, teorico e anche pratico, ci si auspica, che distingue appunto le teorie e le pratiche politiche della destra e della sinistra. In particolare ricordo che questa è l'opinione autorevolmente sostenuta da Norberto Bobbio, diciamo, tra quelli più noti. Forse due rimangono le grandi questioni su cui credo la sinistra debba continuare a interrogarsi, che potrebbe diventare in qualche modo il nuovo denotato costitutivo di una nuova teoria, di una nuova pratica della sinistra. Cioè sono ormai le grandi questioni poste anche dal processo, dal sempre più incessante processo di globalizzazione. E sono da un lato la questione ambientale, probabilmente, e quindi come ci si può porre un problema di sviluppo sostenibile, tenuto conto che ormai appunto i problemi ambientali anche nel nostro paese sono diventati un problema, come dire, che consegue, che dà vita ad effetti che sono drammaticamente percepibili. E l'altra questione di come porsi e l'ipotesi di risolvere il problema del grande squilibrio tra nord e sud del mondo, i problemi a sua volta hanno un precipitato concreto nei flussi migratori che poi finiscono per sortire effetti a volte devastanti all'interno dei paesi del primo mondo, e quindi tutti i problemi di in qualche modo integrazione e di tutela anche qui delle minoranze culturali, religiose ed etniche che si pongono ormai in tutti i paesi civilizzati. Io adesso non so esattamente qual è, diciamo, ne abbiamo anche parlato, ovviamente questo è un tema che si presta ad essere affrontato sotto profili più diversi, di carattere interno, di carattere anche internazionale. Poi diciamo che il problema della sinistra in Italia e della cosiddetta crisi della sinistra in Italia, che è un tema che probabilmente data dall'età della sinistra stessa, si è sempre parlato di una crisi della sinistra, in Italia ha delle peculiarità, diciamo, non secondarie, perché sappiamo che rispetto al resto del dibattito europeo in Italia con la fondazione del Partito Democratico si è assistito in qualche modo a questa convergenza tra i partiti, espressione di una sinistra in qualche modo storica e tradizionale, con invece gruppi politici eredi di partiti appunto cattolici che propriamente non facevano parte delle grandi famiglie della sinistra italiana. E nella scena parlamentare invece esponenti, espressioni di quelli che erano la sinistra storica, la sinistra tradizionale, la sinistra per così dire radicale, sono invece scomparsi. Quindi anche nel dibattito interno il problema di che cos'è la sinistra, che cosa si vuole proporre, quindi presenta delle peculiarità che rispetto al resto del dibattito, diciamo, europeo, come dire, segna appunto una distinzione netta. Ora io non perderei senz'altro tempo per passare la parola a Grazie Giampaolo. In effetti discutere di destra e di sinistra è un po' come forse discutere di qualcosa, ognuno che ne parla pare che non parli della stessa cosa di cui ha parlato l'altro, insomma, che è un problema talmente vasto che io credo, per esempio, queste nostre iniziative non saranno il tornare da un altro punto di vista sullo stesso tema, ma ognuno tratterà qualcosa che forse sembrerà non entrarci proprio niente con quel che ha detto l'altro. È un rischio che dobbiamo affrontare. Io stasera quello che voglio fare è venire incontro a due ordini di problema, cioè da una parte fare un po' un quadro, non dico storico, perché non è possibile farlo perché è troppo vasto, ma insomma fare qualche riferimento al passato e vedere un po' la crisi della politica di oggi, perché credo che proprio di crisi della politica di destra e di sinistra si può parlare
destra è una destra populista, sinistra è una sinistra oggi senza idee, diciamolo francamente, quindi siamo veramente in una situazione di estrema gravità. D'altra parte il degenerare dello stesso confronto politico ne è una dimostrazione di quello che stiamo dicendo, siamo arrivati a livelli veramente proprio stomachevoli, insomma, non è possibile usare il dire diversamente. Stasera quello che voglio fare in questo Mare Magnum è, da una parte, fare un background, una piattaforma, ecco, un minimo di ricostruzione storica dei precedenti della situazione attuale, insomma, per vedere da dove veniamo, insomma, questa crisi da dove nasce. E poi un'opinione, la mia opinione, il mio modo di vedere, che sarà una delle possibilità della sinistra, una delle facce della sinistra, perché qui quando verrà il professor Pellecchia sentiremo un'altra sinistra, il comunismo, eccetera, e poi ne sentiremo altre ancora se andremo avanti, come pare, anzi andremo dopo anche nel 2010. E quindi esporre non solo un quadro generale, ma anche la mia opinione. Uno scopo che mi propongo stasera è quello di por fine a un certo modo di discutere a sinistra. A sinistra ormai si discute lanciando sfide. Noi dobbiamo, la parola sfida è veramente molto di moda, noi dobbiamo raccogliere la sfida di fare un partito che stimoli la democrazia, che faccia avanzare i giovani, eccetera, e non si dice questo partito come lo si vuol fare. Noi dobbiamo lanciare la sfida per risolvere i problemi del lavoro, i problemi e non si dice come si vogliono risolvere i problemi del lavoro. Ecco, quindi io stasera vorrò entrare anche un po' nei particolari, una parte generale che forse di cose note e arcinote, però viste da un'angolazione, forse che qualcosa di nuovo ce lo possono dire, e nello stesso tempo arrivare a una proposta precisa, concreta, riconoscibile, che rischia, che si confronta con le altre e si misura, quindi sbagliando pure, quindi calando anche il livello del dibattito, rischiando. Perché? Perché quando si parla di sfide e di generalità si può facilmente volare alto, se invece poi si deve andare un po' più sul concreto, probabilmente il discorso diventa più criticabile e chi parla si può abbottonare di meno, insomma, ecco, ad essere meno difeso. Quindi io, in una prima parte, la più ampia sicuramente della mia esposizione, parlerò un po' della storia, di alcuni episodi della storia economica e politica dei primi tre decenni della cosiddetta Prima Repubblica. Poi accennerò un po' a quello che secondo me è la crisi di un quadro egemonico e poi in terzo momento, l'ha accennato già Giampaolo, ma sarà solo appena nominato, porrò la crisi di oggi come un momento delle profonde trasformazioni che nel nostro, culturali e politiche che nel nostro secolo sta conoscendo. Per affrontare quindi il primo punto, facciamo riferimento ad aspetti economici e politici, ma soprattutto economici. Penso che riesca comodo uno schema e delle scelte. Uno schema è immaginare che ci sia stata una prima repubblica, e su questo pare che possiamo essere tutti d'accordo, che ci sia stata una transizione e che poi forse oggi, chissà, o stiamo nella seconda repubblica populista, o stiamo nella seconda repubblica, o stiamo ancora in una transizione che sta durando da 30 anni. Comunque l'importante è che teniamo presente che c'è stata una cesura non traumatica, ma anche traumatica, a metà degli anni 70, negli altri anni 70, io credo che il mondo occidentale ha cominciato a cambiare allora, insomma, no? E facciamo delle scelte, se vogliamo rivedere un po' questa prima repubblica che è stata, non possiamo guardarla tutta, io ricorderò solo alcuni punti per riguardarli sotto la luce giusta, perché la Prima Repubblica può essere anche intrisa, il ricordo della Prima Repubblica intrisa di nostalgia. Io, lo stesso Presidente della Repubblica Seconda, Giorgio Napolitano, l'ho sentito elogiare il modo come le forze politiche si confrontavano nella Prima Repubblica. Io ricordo che quando Napolitano era presidente del gruppo parlamentare comunista, io ero deputato, membro della Commissione Pubblica Istruzione, e avevo l'abitudine, non tutte le volte, ma quando capitava che la commissione finiva un po' prima dell'ora di pranzo e c'era un'oretta libera, andava al gruppo
e leggevo il reprint dell'Unità degli anni 40, degli anni 50, trasudava di insulti nei confronti della Democrazia Cristiana, ma proprio le pagine trasudavano, cioè non erano i democristiani, il termine normale con cui si chiamavano i democristiani, i clericali, insomma, era così, come noi diciamo i democristiani, lì si scriveva i clericali. Dall'altra parte si ricambiava cordialmente. Ricordiamo che il simbolo dell'ADC è lo scudo crociato, nei confronti dei comunisti va fatta una crociata, una lotta per la distruzione del nemico che è un pericolo per la civiltà, questo era il concetto. Allora ecco, tutto questo lo dobbiamo tenere presente, perché veramente si può addirittura cadere nel rimpianto di una certa epoca, o si può dire queste sono cose di allora, noi siamo diversi e migliori, no, nemmeno, perché noi stiamo a quei livelli che dicevo. L'importante è che capiamo che la nostra origine è là, è la crisi dei nostri problemi, è non aver risolto in pieno dei problemi che dalla Prima Repubblica, trasformandosi e non risolvendosi, sono arrivati fino a noi. Insomma, Churchill ha parlato di una cortina di ferro che ha diviso il mondo, insomma, no? Nel secondo dopoguerra, nel famoso discorso di Fulton, e diciamolo tranquillamente che Democrazia Cristiana e il Partito Comunista sono stati nella Seconda Repubblica la trasposizione in Italia di tematiche riguardanti non la nazione italiana, ma esigenze esterne alla nazione italiana, internazionali. Democrazia Cristiana e il Partito Comunista non sono state due forze pienamente nazionali, non che non abbiano avuto il problema della nazione presente, ma tutte e due hanno avuto riferimenti altrove, insomma. La Democrazia Cristiana è nata nella Chiesa, ma è nata nella Chiesa materialmente, perché durante il fascismo la Chiesa ha fatto crescere quadri cattolici nell'Azione Cattolica, e ha fatto benissimo, sia ben chiaro, nella Fuci, quelli che saranno poi i futuri dirigenti della Democrazia Cristiana, insomma. Questo e sappiamo pure che la Democrazia Cristiana negli anni di De Gasperi, fino agli inizi degli anni 50, fino a Fanfani che ha messo mano all'organizzazione materiale della Democrazia Cristiana stessa, non ha avuto sedi, non aveva quasi sezioni, le sezioni erano le parrocchie, è nata lì si sceglievano i candidati, si facevano le liste, si davano le indicazioni di voto. Ecco, teniamole presente queste cose, insomma, e teniamo presente che nel 48 non è un pericoloso comunista, che lo dico, se ci fosse qui Berlusconi, ma è la CIA stessa che dopo 5 anni ha pubblicato i suoi documenti e ci ha fatto vedere la presenza capillare che la CIA, il controspionaggio americano, lo spionaggio americano, la presenza capillare in Italia per organizzare, orientare, finanziare fortemente la campagna elettorale del 48 e anche quella successiva del 53, mi risulta personalmente, è per organizzare negli stadi i campi di raccolta dei dirigenti comunisti da catturare tutti quanti e portare lì, se solo ci fosse stata la possibilità che l'opposizione diventasse maggioranza. Insomma, Gladio credo che la conosciamo tutti quanti, e non è una fantasia, è stata purtroppo una realtà. Ricordiamoci che nella Prima Repubblica, prima di rimpiangerla, diciamo, ci sono stati 2 o 3 tentativi di colpi di Stato. Nel 64 il generale De Lorenzo lo ha tentato, e la cosa seria è stato che il Presidente della Repubblica ha sponsorizzato il tentativo. Antonio Segni, che non era un fascista, ma era un democristiano conservatore che considerava il pericolo comunista tale da combattersi anche rischiando un colpo di Stato per difendere la democrazia, per difendere l'Occidente, insomma. Noi abbiamo alle spalle queste cose. Ricordiamoci
la P2 durante gli anni di Moro, la commissione ministeriale sulla P2, sul rapimento di Moro, era composta quasi tutta da P2isti, insomma, questo, e oggi lo sappiamo con certezza, questo è stato il terrorismo, i depistaggi, delle indagini. Io ricordo quando personalmente, quando lessi quel libro, La strage di Stato, non so se ve lo ricordate, con l'attentato alla Banca dell'Agricoltura, disse, madonna, ma che esagerazione, ma che va dicendo qui, addirittura in colpa gli organi dello Stato, lo spionaggio generale. Beh, passati alcuni anni, abbiamo dovuto tutti rivedere che le cose scritte in quel libro erano vere dalla prima all'ultima. Cioè, lo Stato, ci sono stati i depistaggi, ci sono stati gli appoggi della... E ci sono stati pure i carabinieri che hanno, d'accordo con i terroristi, favorito il rapimento di Dario Fo e Franca Rame. Franca Rame è stata violentata e bruciata con i mozziconi di sigarette da gente che è stata, diciamo, era in combutta con le forze dell'ordine. Insomma, cioè, queste cose le dobbiamo tenere presente per vedere noi da dove veniamo, e veniamo pure da un partito comunista che poi forse oggi Berlusconi ci fa un gran, insomma, il comunismo diventa una specie di bestia strana, rara, di ombra che aleggia sull'Europa, eccetera eccetera, senza credibilità. Il comunismo è stato una grande forza, il comunismo è stato il punto di riferimento dei lavoratori e una grande forza organizzata, ma lo sappiamo benissimo che il comunismo è nato dal congresso di Livorno con l'obiettivo di affiancare la politica dell'Unione Sovietica, di stare in un'organizzazione internazionale. E Togliatti, quando è venuto in Italia durante la seconda guerra mondiale per fondare il Partito Nuovo, ci è venuto dopo 18 anni di collaborazione con Stalin, e se invece di collaborazione, ma dico da braccio destro, responsabile della politica internazionale dell'internazionale comunista, insomma, diciamo pure che è stato il numero due della internazionale comunista, insomma. Quindi questo c'è stato, diciamo pure che finanziamenti non ce ne sono stati solamente dell'America nei confronti della Democrazia Cristiana, ma dell'Unione Sovietica nei confronti del Partito Comunista. E tutto questo non lo dice un fascista, un demonista o un democristiano, lo dice Gianni Cerretti, che è stato il responsabile dell'organizzazione del Partito Comunista, che questi soldi ha manovrato, e che ha scritto un libro, L'oro di Mosca, in cui gli dice tranquillamente che fino al 79 i finanziamenti sono stati regolari. Si è posta poi con Berlinguer la questione di tagliare questo cordone ombelicale. Nell'82 una commissione è andata a regolare le ultime pendenze e gli ultimi fatti in Unione Sovietica. Berlinguer, che parlava dell'austerità eccetera, è stato segretario del Partito Comunista dal 72 e in pratica dal 68, perché lui era il vice di Longo, che poi negli ultimi anni stette male, insomma, ecco questo. D'altra parte ho sentito io personalmente per televisione dire da Cossiga, ex presidente della Repubblica, che lui, quando era ministro degli interni, fece mettere delle cimici negli uffici dei dirigenti del Partito Comunista alle botteghe oscure. Un Watergate in piena regola, solo che qui nessuno se ne è mai accorto, insomma, e oggi si può dire in televisione tranquillamente, come se fosse, se parlassimo del risultato di un incontro sportivo, insomma, quasi ridendoci, insomma. Ecco, la crisi della politica viene anche da questo. Perché viene anche da questo? Perché se la Prima Repubblica non è stata solamente questo, non è stato solo questo, ma è stato anche questo, l'ho detto dall'inizio, io faccio delle scelte sulle cose che dico, insomma. Perché non posso pretendere di fare un'indagine completa. Ma noi, la democrazia in Italia, quando è che ha vissuto e come? Ma prima di questa democrazia della Prima Repubblica ci sono stati 20 anni di fascismo. E dall'Unità d'Italia che democrazia c'è stata? Una democrazia in cui ha votato il 2% degli elettori, o meglio, aveva il diritto di voto il 2% degli elettori.
andava a votare la metà, quindi l'1%. Questo per 9 anni. Poi la sinistra storica fa una riforma in cui si dà il voto al 7%. Poi nel 1913, con la monarchia statutaria, poi nel 1913 Giolitti fa il cosiddetto suffragio universale, dopo qualche anno la prima guerra mondiale, dopo qualche anno il fascismo. La democrazia in Italia, la storia della democrazia in Italia, questa è, insomma, questa è, la dobbiamo tenere presente, insomma. Certo, la prima repubblica non è stato solo questo. La prima repubblica, ecco perché io sono convinto che chi è meno giovane come me, sì, un eufemismo ovviamente, lo può ricordare. Noi in quegli anni non abbiamo avuto la sensazione della gravità di queste cose. E possiamo vederle oggi, o rimpiangendole addirittura, scordandoci e vedendo solo alcuni aspetti positivi, o oggi essere sbalorditi dal peso di questi aspetti della realtà di quella. Perché? Ma perché proprio per il carattere giovane, evidentemente, della nostra democrazia. O perché, quando si diceva a Napoli, a Torre del Greco, me lo ricordo, da ragazzino sentivo dire votate per Gesù Cristo, insomma, no? Da molta gente, come se si fosse presentato al Parlamento, e sembrava naturale, insomma, no? Che i comunisti sono altri, i comunisti, e quindi la lotta è una lotta universale, una lotta totale, ideologica, religiosa, politica, di cultura, di civiltà, insomma, da qui veniamo. Certo, in questi decenni, se allora abbiamo vissuto non drammaticamente queste cose, una ragione c'è stata. L'Italia ha avuto uno sviluppo economico formidabile ed è diventata la sesta potenza industriale del mondo, insomma. E allora questo, la mobilità sociale che c'è stata in quegli anni e che non c'è più oggi, ci ha reso più accettabile quella realtà. Lo sviluppo del nord, l'andare al nord e trovare lavoro, i progressi che indiscutibilmente sono stati fatti, ci hanno dato una luce a questa realtà positiva, insomma. Sta di fatto però che lo scontro per la sopravvivenza di queste due forze, lo scontro che è stato scontro ideale, religioso, crociata, ha fatto sì che la spesa pubblica è stata vista non in funzione di una crescita economica del paese, ma in funzione della sconfitta dell'avversario. Allora il clientelismo, la cassa per il mezzogiorno, gli sprechi, la politica per il pubblico impiego, i 3 milioni e mezzo di impiegati, a che servono? Servono a combattere il comunismo, e si giustificano così. È il comunismo che chiede la cassa integrazione per altri 2 anni, e se la DC lo vuol dare per 2 ne chiede 4, se la DC ne chiede 4 ne dà 4, ne chiede 6. E io ho accompagnato dozzine di pullman di lavoratori a chiedere il prolungamento della cassa integrazione, eccetera, eccetera. Il comunismo con questo ha difeso i lavoratori e ha mantenuto la sua base di consenso. Quindi a conclusione di questo discorsetto, noi possiamo dire che il quadro economico dell'Italia, ed ecco perché noi siamo figli, ma non solo culturalmente, di quest'epoca. Il quadro economico dell'Italia è stato un quadro che non è cresciuto secondo un disegno organico, vuoi liberale, vuoi socialdemocratico o che sia. La nostra società è diventata un cumulo di corporazioni. Oggi noi questo siamo. Allora non è solo l'eredità culturale, è la realtà economica oggi, per cui portare avanti un discorso perché il Partito Democratico non riesce più a parlare, e non solo il Partito Democratico, ma proposte di grandi proposte non le sentiamo neppure da altre forze della sinistra, chiaramente. Noi diciamo il Partito Democratico perché è quello come entità, in ultima analisi, più credibile, insomma, non riesce a parlare, perché oggi proporre delle riforme significa andare a schiacciare i galli a corporazioni
E di fronte a questo ci si ferma, insomma, questo è il discorso. E questa è una componente essenziale della crisi che oggi c'è. L'Italia, insomma, è una somma di corporazioni da questo punto di vista. Se vogliamo capire la società italiana, non dobbiamo fare un discorso di classe, ma un discorso di gruppi, un discorso corporativo. E tutto questo va avanti fino a quando? E l'Italia cresce fino a quando? Fino a quando le materie prime a livello internazionale costano poco, il petrolio costa poco, l'inquinamento non è ancora quello di oggi, preoccupante. E l'economia avanza sulla base dell'allargamento della spesa. Perché? Sono le politiche keynesiane, insomma. Spendere, anche sprecare, non era tutto un danno. Io non sto esagerando. È Keynes che dice converrebbe anche dare dei soldi agli operai per fargli scavare il buco nei giardini e farglieli ricolmare. Insomma, questo è il discorso. In Italia questo abbiamo fatto. Negli altri paesi gli hanno dato i soldi però per fare magari opere utili, insomma, più di nostro. Allora, in questo quadro internazionale, in cui l'America faceva da banca mondiale, l'America aveva una politica neocolonialista, i gorilla negli stati del Sud America, la presenza in Asia, il Vietnam e le politiche neocolonialistiche, cioè fintamente stati indipendenti però subordinati, creavano un quadro che dal piano Marshall in poi ha regalato al mondo occidentale 30 anni, non sono pochi, fino agli anni 70, fino agli inizi degli anni 70, nei quali per crescere bisognava spendere. Bene, negli anni 70 questo quadro finisce, questo periodo non è più possibile. Perché? La guerra in Vietnam, ne dico solo qualcuna, insomma, ovviamente. La guerra in Vietnam ha dimostrato che il neocolonialismo costa parecchio sotto tutti i punti di vista. Gli arabi dimostrano di avere una voglia di indipendenza, ti creano l'OPEC e ti portano alle stelle il prezzo del petrolio. E quei grandi uomini politici che sono gli anglosassoni tutti quanti, per loro la politica è quello che per noi italiani è l'arte, insomma, no? E capiscono che il mondo sta avviandosi verso una svolta e nasce la globalizzazione. Nel 71 gli americani denunciano gli accordi di Bretton Woods e finiscono di fare da banchieri al mondo intero. E si ritirano poi nel 73, o meglio, nel 73 sono sconfitte, nel 75 si ritirano, ma insomma erano le cose già decise, dal Vietnam, invertono la loro politica nei confronti degli stati del terzo mondo, politica da pari a pari, cioè il prezzo delle merci si determina con le leggi del mercato, noi siamo i più forti e vinceremo e guideremo. Però in questo modo il mondo intero ha uno slancio in avanti formidabile, perché fino a poco tempo fa dicevamo le tigri asiatiche, oggi dobbiamo dire l'Asia, perché è tutta l'Asia, il più popoloso continente del mondo che sta vivendo la rivoluzione liberale con 2 secoli e mezzo di ritardo, ma addirittura anche quel continente che è lunare come l'Africa, lontano le 1000 miglia, in Asia ci sono grandissime civiltà, l'Africa stessa comincia, il Sudafrica, l'Egitto e varie parti dell'Africa a affacciarsi sul mercato e andare avanti. Cina, India stanno facendo quello che tutti sappiamo, nasce insomma la globalizzazione come fatto di commercio internazionalizzato e fatto poi internet, la comunicazione, i trasporti e tutto il resto, eccetera. In questo quadro di concorrenza, in questo quadro in cui la legge è la legge del mercato, noi non possiamo più andare avanti con 3 milioni e mezzo di pubblici dipendenti improduttivi, con 5 regioni in mano alla camorra, alla mafia, con la corruzione diffusa, perché non è tanto il grande imbroglio che mi meraviglia, quello c'è anche in America, c'è anche a New York, c'è dappertutto e continua ad esserci, ma è la corruzione che diventa cultura. Quando a Messina si costruiscono i palazzi nell'alveo
nell'alveo del torrente, insomma, dove d'inverno il torrente può sviluppare. Non è solo un imprenditore cattivo che ha fatto questo, ma è l'imprenditore, sono i dipendenti, sono il sindaco, gli amministratori, gli impiegati del comune che hanno avallato e dato il permesso della costruzione, e io direi, scusate, sono gli stessi acquirenti delle case che se ne sono fatte una filosofia, tant'è vero che abbiamo visto in televisione gli altri che sono rimasti a casa di zone non ancora toccate ma minacciate, che si sono opposti ad andare via. No, noi vogliamo restare qua, cioè è una sorta di filosofia, perché io oggi lascio la casa e non so se tu veramente me la darai successivamente. Non c'è fiducia in niente, insomma, no? Ma quando un giornalista della televisione può andare nel Tribunale di Roma, entrare in tutti gli uffici dove c'è scritto proibito l'ingresso agli estranei, prendersi un faldone, ma intanto un figlio, metterselo in braccio e uscirsene tranquillamente dal Tribunale senza che nessuno gli dica niente, insomma, no? Quando non è che dice Ichino una frase che io ho detto per tutta la vita, insomma, nel pubblico impiego lavorare è facoltativo, ci sta chi lavora, ma non è obbligatorio. Chi lavora e chi non lavora hanno lo stesso stipendio a fine mese, la stessa pensione e lo stesso discorso del capo ufficio quando va in pensione, insomma, che tranquillamente, insomma. Prego? No, c'è cioè Brunetta, insomma. Il tornello, cioè il passaggio fuori del tornello si trova sempre, nonostante Brunetta, no? Per non dover. Ma i dipendenti, Striscia la Notizia, ci ha fatto vedere i dipendenti della Cassazione, il Supremo Organo. Gianfranco è stato presidente del Consiglio Supremo della Pubblica della Magistratura. I dipendenti della Cassazione, i dipendenti della Corte dei Conti, che dovrebbe controllare le spese pubbliche in Italia, che vanno lì, ma non uno, tranquillamente, timbrano il cartellino, se ne escono, vanno al mercato a fare la spesa, a fare i fatti loro e ritornano, insomma. Cioè, queste sono cose, ecco, con l'università che è un residuo di Medioevo, né più né meno, il criterio dell'organizzazione dell'università è quella familistica, non c'è merito, non c'è nient'altro che questo, con la scuola come sta combinata. La scuola italiana è la più cara e tra le ultime come produttività. Il Sud è meno, è più nettamente, sta indietro rispetto a noi. Quando si pubblicano queste cose, sapete che cosa succede? Non so se l'avete sentito sui giornali. Nel Sud si è subito risolto il problema. Molti professori hanno suggerito le risposte giuste ai ragazzi campionati che facevano le prove. L'abbiamo avuto pure in provincia la cosa, eh? E quindi si mandano dati falsati e si è risolto il problema. Cioè, questi aspetti veramente di una corruzione diffusa, ma addirittura vorrei dire inconsapevole, sono quelli che ci fa dire, in un mondo fondato sull'efficienza, sulla concorrenza, sul mercato, l'Italia non ha futuro. L'Italia è probabilmente l'unico paese in via di sottosviluppo, è un paese che sta tornando indietro rispetto al progresso che ha fatto negli anni passati. Ecco, negli altri paesi che cosa è successo? Negli altri paesi che avevano ed hanno una destra liberale e una sinistra socialdemocratica, che cosa è successo? Intanto chiariamo che prima degli anni 70, anche negli altri paesi, anche nei paesi scandinavi, si è fatto il welfare funzionale, efficiente, molto più del nostro, ma sulla base della spesa pubblica, in buona parte. Negli anni 70, la svolta a metà degli anni 70 ti porta alla vittoria delle destre negli anni 80. La Thatcher in Inghilterra, Reagan negli Stati Uniti. La Thatcher si dice che abbia ridotto molte regioni industrializzate inglesi proprio a lande deserte. La fine di ogni sovvenzione, di ogni impegno dello Stato, di ogni spesa pubblica, perché bisognava razionalizzare la spesa e economizzare. Tutto questo va a finire pagato da
nella presidenza Reagan, ricordo, il primo anno di presidenza Reagan, solo nel settore automobilistico persero il lavoro 400.000 operai, solo nel settore automobilistico. Sono stati anni in cui la destra ha tagliato le spese in una maniera drastica. Perché? Perché questo è il modo di lor signori borghesi di vedere l'interesse collettivo. Non è un fatto corporativo, è una filosofia di vita. Così si risana l'economia e si va avanti. Ma io non ho il posto di lavoro. Arancia di Figliolo, tra un po' di anni arriverai e potrai mangiare pure tu. Insomma, questa è la filosofia liberista. E il sistema ha funzionato, perché si è rinnovato sulla base di costi enormi per i ceti popolari. Allora, a questo invece ha corrisposto, dopo gli anni 80, negli anni 90, una revisione del welfare state, e si è dato vita a quello che è chiamato nuovo welfare. Un nuovo welfare che è diverso in ogni paese, da paese a paese, ma che in tutti i paesi c'è qualcosa di comune. Il welfare, l'impegno di spesa per sopperire, diciamo, per dare un livello di servizi dignitosi, una vita dignitosa a tutti i ceti popolari, i soldi si ritrovano non dalle spese in eccesso, ma dalle economie, dalle razionalizzazioni stesse. Allora è un welfare nuovo che, come dice Giddens, sì, che è stato poi l'ispiratore di Tony Blair, si fonda sull'individuo, dà delle possibilità più che delle realtà, ti chiede di partecipare e, diciamo, con la funzionalità stessa del sistema crea le ricchezze per realizzare i servizi sociali che danno dignità di vita ai lavoratori. Insomma, razionalizzazione della spesa pubblica, efficienza, merito e responsabilità individuali diventano parole d'ordine anche della sinistra. In Italia siamo lontanissimi, sia a destra da queste posizioni liberiste, sia a sinistra dall'avere un approccio di questo tipo del nuovo welfare. Anzi, lo posso dire anche per esperienza personale, sostenere queste posizioni ti appiccica addosso l'epitete di conservatore, di reazionario e di finto uomo di sinistra. Oggi questo è ancora, quanto la destra sia liberale, a sua volta Berlusconi parla da sé quanto sia, che Berlusconi si presentò come liberale dicendo: adesso con noi per la prima volta il liberalismo in Italia ha una base di massa. C'è un partito popolare liberale di massa, e quanto sia liberale, se proprio non altro, ce lo dice la vicenda d'Italia, ma non solo quella, ce lo dice lo scudo fiscale, ce lo dicono i condoni e ce lo dico proprio la politica di bilanciamento tra le corporazioni, quelle forti, che Berlusconi sta portando avanti. E la cosa, ecco, per andare in concreto con le proposte, tra i modelli di nuovo welfare, il più interessante credo sia senz'altro la flexicurity danese. Noi abbiamo chiamato Paolo Borioni, io non so, e abbiamo tenuto proprio qui, c'è qualche libro di Paolo Borioni, possiamo darlo dietro una piccola offerta di cui abbiamo estremo bisogno, perché proprio siamo con molte idee e senza soldi. E la flexicurity su che cosa si fonda? Insomma, è flessibilità in cambio di sicurezza. Che l'industria abbia bisogno di flessibilità nella mano d'opera è un dato di fatto che nessuno nega, nemmeno in Italia. Insomma, cioè, se l'operaio assunto può essere licenziato facilmente, l'azienda che ha un lavoro per un anno e mezzo, per un anno, assume operai e li licenzia dopo un anno. E questi operai potrebbero teoricamente trovare lavoro in un'altra azienda che fa lo stesso in altri anni. Insomma, la flessibilità della manodopera è un bisogno del liberismo.
ma la flessibilità è nemica della sicurezza del lavoro, e lo sappiamo. Bene, in Danimarca hanno inventato un sistema in cui coesistono tutte e due le cose, la flexicurity. Io sto cercando di scendere proprio sul concreto, quindi sul campo di proposte, che peraltro si fanno già nella sinistra. Pietro Ichino è autore di una proposta di legge che importa la flexicurity in Italia. C'è al Senato, presentatecelo qua, con il test l'ho preso da internet, chiunque lo può fare. Flexicurity significa che creiamo in Italia... Partito Democratico, senatore del Partito Democratico. Sì, lo so, è Ichino, Danilo. Siamo partiti dal presupposto che il Partito Democratico è l'unico che non ha le idee. Poi scopriamo che chi è l'unica proposta di Ichino. Ma non è del Partito Democratico, questo è il punto. È responsabile della politica del lavoro del Partito Democratico. Non dire così, che non è così, no? Danilo, io a tutti e tre i candidati che stanno facendo la campagna elettorale non gli ho mai sentito parlare di queste cose. Purtroppo possiamo essere d'accordo sui dati di fatto, no? Io sono stato io a dirlo per primo, che è del Partito Democratico, e sono felice che lo sia. So anche che ci stanno opposizioni da parte dei sindacati fortissime, insomma, questo è il discorso, e da parte anche del fatto che l'unica voce, nome un po' grosso che compare insieme a tutti i firmatari, che sono quelli della Commissione Lavoro del Senato, è Rutelli, che sta facendo le valigie per andarsene da un'altra parte, lo sappiamo, questo è il fatto. Quindi flexicurity significa creiamo, o meglio, in Danimarca lo fanno associazioni di datori di lavoro e di lavoratori, Ichino propone solo i datori di lavoro, creiamo un'organizzazione che fornisce al lavoratore licenziato in Danimarca per 4 anni il 90% del salario. Lui deve però partecipare ad aggiornamenti lunghi pure, quando del caso, qualche volta gli fanno pigliare una laurea, e accettare i posti di lavoro che gli offre in una distanza di un'ora e mezza dal luogo di residenza. Che succede in questo modo? Che l'azienda può avere la massima elasticità 5 giorni di preavviso e non per motivi arbitrari, ma per motivi di organizzazione del lavoro, ti licenzia. E l'azienda va avanti a gonfie vele. L'operaio ha la sicurezza del lavoro, perché l'ente che ha organizzato tutto questo per conto dello Stato ha un contratto che deve sistemare entro un anno il 70% dei perdenti lavori, e ci riesce magnificamente, in molto meno di un anno. Ichino nella sua relazione dice che in Lombardia nel 2009, nel 2009 finalmente, si sono persi 200.000 posti di lavoro, ma se ne sono trovati 170.000 di nuovi. Voi capite il dramma dei 200.000 che hanno perso, dei 170.000 che sono entrati? Perché il dramma di quelli che sono entrati? Perché sono tutti precari, tutti a tempo determinato. Ecco, allora un sistema del genere darebbe un'attrezzatura ideale, una possibilità di proposta enorme, che qui manca ancora, insomma. Questo è il discorso. C'è, insomma, in Danimarca questo equilibrio magnifico per cui la flessibilità del lavoro è massima. Io ho qui il mondo in cifra di Economist, e se andiamo a vedere l'elenco dei paesi in cui l'ambiente imprenditoriale, qual è il paese del mondo che ha l'ambiente imprenditoriale migliore? Uno dice l'America, no? No, l'America sta al 10° posto, per la cronaca l'Italia è 39°. Al primo posto c'è la Danimarca, al secondo posto c'è la Finlandia. Cioè lì l'imprenditore sta meglio che in America, e i paesi socialdemocratici sono tra i primi. Perché? Perché tu non hai un supporto di spesa pubblica o sprechi, tu hai un welfare che non è in contrasto con l'esigenza di flessibilità della manodopera. La flessibilità, insomma, non fa paura perché c'è la cosiddetta decommodification. Brutta parola, no? Pensiamo che commodity, brutta la mia pronuncia, in inglese significa merce,
Quindi decommodification diventa una bella parola tradotta, demercificazione. Cioè io operaio, in quanto persona ho diritto a vivere dignitosamente, non perché la mia azienda va bene, questo è il fatto. E nello stesso tempo l'imprenditore ha diritto a fare, anche a potermi licenziare quando io non... E quindi le due cose sono tra loro correlate e si appoggiano a vicenda. In Italia è tanto vero che l'esigenza della flessibilità c'è, che la flessibilità è stata introdotta, e anche la sinistra non mi pare che sia stata sempre contraria, però senza il corrispettivo della sicurezza del lavoro. Per cui noi abbiamo 9 milioni e mezzo di dipendenti che sono stabili. Stabili fino a che punto? Fino al punto che poi la Fiat non toglie lo stabilimento in Sicilia o in Campania, fino al punto in cui la Carlsberg non decide di spostare lo stabilimento di Ceccano e la Videocon lo stesso, eccetera, eccetera. Quindi stabili relativamente. E 9 milioni di lavoratori che lui dice sopportano per intero sulle loro spalle l'esigenza di flessibilità del sistema economico. Ecco, voglio dire, su questa questione, ecco, in Italia si può fare una battaglia. In Italia, se dobbiamo uscire dall'arretratezza che ci portiamo appresso, arretratezza culturale e anche problemi economici, bisogna fare una battaglia grossa. E Bersani ci ha provato a lottare contro le corporazioni quando è stato ministro. L'errore è stato di farlo timidamente, ecco, quando la macchina ha le scariche elettriche, se toccate appena col dito prendete la corrente, se mettete la mano magari non la prendete. Le corporazioni non si devono lottare una per una, se si lottano una per una si perde. Bisogna avere un disegno complessivo, perché devi avere alle spalle le masse lavoratrici, scusate il termine un po' antiquato, non mi riscatto un po' bisogna che la sinistra riprenda a parlare agli operai, a parlare a chi lavora, che non deve rivolgersi più alla Lega per trovare una rispondenza in quelle che sono le sue esigenze, ma per fare questo c'è bisogno di una proposta. E lo stesso Bersani dice qualcosa di molto interessante quando dice: noi non vinceremo nel settore, nel campo politico, se non vinceremo sul campo sociale. Ecco, ed è giustissimo. Cioè, se tu non hai proposte per il sociale, per i lavoratori, per i tuoi elettori, è inutile, caro Franceschini, che parli male in continuazione di Berlusconi. Perché come con Mani Pulite è crollata la DC, è crollato il Partito Socialista, ma non è stata la sinistra a usufruirne. Anche adesso, se tu dovessi riuscire ad abbattere Berlusconi, se non hai idee, programmi e forze che ti appoggiano, non sarai tu a governare al posto di Berlusconi. Magari io il limite che trovo in Bersani, un personaggio che ammiro molto in verità, e pare che anche Berlusconi lo teme, perché mi pare che si sta orientando a far votare, a un po' ho sentito dire, di iscritti PDL per Franceschini, e questo è sperabile che diventi una politica chiara, ma fino adesso insomma non se ne vede ancora l'aria, lo spiraglio, insomma. La proposta di Dino, scendere nei particolari, chi vuole ripeto, ne può fare una fotocopia di qua, da qua, è abbastanza lunga in verità, o può vederla su internet, Pietro Ichino su Google, oppure pietroichino.it, ci stanno i vari settori e si trova tranquillamente. Si può dire l'Italia, la Danimarca è piccola, l'Italia è grande, non dice proprio niente, piccolo, grande, non, le proporzioni sono quelle. Si può dire: ma quanto costa? Ecco, noi già oggi abbiamo una cassa integrazione che è un macello, perché per ogni settore, ecco, le corporazioni all'interno della stessa classe operaia, per ogni settore ci sono norme diverse, ma comunque la cassa integrazione ti copre da un anno a un anno e mezzo. Ma guardate che la cassa integrazione, praticamente la spesa è fatta, tu non hai solo
l'utilizzazione razionale di questi soldi, perché il cassintegrato è pagato per non lavorare ed altri contemporaneamente sono assunti precari. Questo è il discorso. Se noi diamo agli imprenditori che debbono creare questo ente di formazione e reclutamento previsto dalla Flexicurity danese e dalla proposta di Dino, lo Stato gli fornisce i soldi per la cassa integrazione, gli fornisce i finanziamenti dell'Europa per la formazione professionale, la spesa è già coperta. Anzi, per il primo anno dal primo anno si potranno già cominciare a utilizzare l'aumento di tasse che la maggiore apertura di aziende e la maggiore attività economica potrà dare. Questo Ichino, quindi addirittura per il primo anno la proposta di Ichino non prevede spese aggiuntive. Quindi spese aggiuntive, non è che non prevede spese, non prevede spese aggiuntive, perché oggi di spese ce ne sono già tante, insomma. E ecco, quindi, insomma, concludendo su questo punto e concludendo pure sugli altri rapidamente, quindi abbiamo fatto il quadro, adesso destra e sinistra un'opinione. Beh, l'opinione è questa, l'opinione di chi vi parla, poi non è manco molto originale, che è l'opinione della socialdemocrazia, insomma. Guardare all'Europa, punto primo, perché l'Europa ha fatto quello che noi dovremmo fare e non abbiamo potuto fare perché abbiamo alle spalle quella storia che prima ho cercato nei punti essenziali di chiarire. Che cosa c'è da fare? Il nuovo welfare. Nuovo welfare, da noi la parola nuovo, da quando Occhetto lanciò il nuovo PC, l'aggettivo nuovo si è veramente inflazionato, non ci crede più nessuno. Nel resto d'Europa è una cosa seria invece, no? Il nuovo welfare, possibilmente nella forma danese, nella forma svedese è un po' più attenuato, invece di 4 anni sono 2, in più ci stanno più servizi sociali, scuole, eccetera, eccetera, ma fondamentalmente è la stessa cosa. E questa è una proposta che è concretamente proficua, insomma, non è la sfida per risolvere i problemi, cioè qui bisogna scegliere, ormai non si può più parlare genericamente. La gravità della situazione, che non è crisi della sinistra, è crisi della politica, impone proprio idee chiare, proposte coraggiose, e lo impone sia al Partito Democratico, che ha una sua forza, un suo peso, sia, voglio dire, anche al Partito Socialista, che credo su questa via si dovrebbe mettere per poter risolvere i suoi problemi di decollo, non i piccoli accordi con altri piccoli per sommare le piccolezze ed arrivare a quella piccolezza che ci fa bucare il traguardo della rappresentanza parlamentare, così magari non ci si arriva con proposte più grosse, tra l'altro buchi anche il problema della rappresentanza parlamentare. Questo è il fatto. Il problema è che in Italia la situazione è che nessuno sceglie questa strada. Berlusconi chiaramente no, perché bisogna mettersi conto: tassisti, camionisti, notai, medici, farmacisti, ordini professionali, magistrati, pubblici dipendenti, e potremmo continuare. Bisogna farlo. Se non si fa, si resta come si sta o si peggiora. Oggi i conti, i nodi sono venuti al pettine dei decenni passati. O si fa così o si va indietro, o si va verso il sottosviluppo. Questo dobbiamo tenere presente. Mentre invece qui stiamo ancora con il sindacato, che è contrario a risolvere. Perché? Ma perché io ho un'esperienza personale, scusate, ero il responsabile scuola del partito del gruppo per i problemi del personale della scuola e approvammo una proposta di legge che metteva in ruolo 117.000 precari, però noi dicevamo del Partito Comunista bisogna risolvere, è l'ultima sanatoria, 30 anni fa e più, è l'ultima sanatoria, bisogna creare una legge che impedisca il precariato. De Gregorio, fai la proposta di legge. De Gregorio, felice e contento, ma con qualche preoccupazione perché conosceva la situazione, si mise a lavorare, fa una proposta. La proposta è concorsi
però non concorsi sui posti, senza posti, per l'idoneità, e graduatorie di idonei secondo il punteggio, poco per il servizio, molto per il punteggio conseguito. Mi riesco a spiegare, insomma, graduatorie regionali, esaurita la graduatoria regionale, una graduatoria nazionale. Tu ti devi andare a prendere il posto dove te lo diamo. Peraltro questo sistema era stato efficiente nella scuola elementare per alcuni anni, insomma. Bene, benissimo, intervista al professor De Gregori, all'onorevole De Gregori, su mezza pagina dell'unità, pure più grosso di mezza pagina, eccetera, eccetera. Dopo 2 o 3 giorni, no, non è possibile, non se ne fa niente, mi dice il responsabile scuola, onorevole Occhetto. Perché il sindacato è contrario? Il sindacato è contrario perché? Perché per il sindacato il lavoro deve venire fuori dalla lotta. È chiaro? Il sindacato scuola è nato sulla lotta dei precari. Io lo so perché in provincia l'ho fatto e ne sono stato segretario per 6 anni. Ma non è solo una questione di scuola. È che Cremaschi oggi è contrarissimo alla proposta Ichino. È perché il sindacato perde un ruolo, sì, però lo ritrovano i lavoratori, punto primo. In Danimarca, peraltro, abbiamo una sindacalizzazione che sta intorno all'80%, quindi è sbagliata pure questa preoccupazione. Ma ecco, quindi, diciamo, questo lavoro corporativo, parziale, di intervento volta per volta, è ancora la linea che oggi si segue a sinistra. A destra si segue quella populista e l'Italia sta così combinata. Insomma, tutto questo accelero perché veramente ho parlato troppo e vi chiedo scusa, proprio 2 minuti, secondo me fa parte anche di un crollo culturale, di una crisi di un modello egemonico, perché il Partito Comunista con Togliatti ha creato una struttura egemonica verso i ceti operai e verso il paese complessivamente, la Chiesa attraverso la televisione, la Democrazia Cristiana, e questo modello oggi non regge più. Questo modello non regge più perché? Perché, terzo punto, e chiudo, perché la crisi politica che stiamo vivendo, come diceva pure Giampaolo prima, la dobbiamo inquadrare nei cambiamenti culturali che stanno accadendo nel secolo, che sono venuti nel secolo scorso. Cioè, in definitiva, se vogliamo vedere proprio le ragioni in politica di questa crisi. Di questa crisi culturale. Oggi non si capisce più, nonostante gli insulti che ci stanno, non si capisce più la lotta politica come lotta ideologica, come lotta metafisica, come lotta religiosa, come lotta del tutto contro un nemico. Tutto questo è crollato. Punto secondo, nei confronti della politica, l'individuo con le sue esigenze sta assumendo un rilievo che le verità assolute non gli davano, e oggi si sta ridimensionando l'importanza della politica nella vita dell'individuo, insomma, o meglio, si è stata sempre ridimensionata, solo che chi la subiva quella politica, avendo fiducia nei partiti, delegava e oggi non è più disposto a delegare. E quindi siamo nel momento in cui veramente si deve raccogliere una sfida, però una sfida non astratta che non si sa che cos'è, la sfida concreta. Dobbiamo saperli, la sinistra deve saperli parlare a chi lavora, con proposte che gli fanno e che lo coinvolgono direttamente, perché noi almeno al pubblico dipendente che dice ma io il lavoro sicuro già ce l'ho, e non ce l'hanno i tuoi figli. Certo, al pubblico dipendente è un po' difficile dirlo, fargli una proposta di vino. E ci saranno dei conti da regolare, insomma, no? Però almeno si convoglierà una base di 9 milioni di precari, intorno a questi 9 milioni di precari le famiglie, le forze interessate alla razionalizzazione produttiva e amministrativa, e in effetti avremo un'arma, la sinistra avrà un'arma per lottare. Oggi invece pare che non ha proprio armi per lottare, e al populismo si risponde con l'afasia o a scendere sul terreno stesso del populismo. Se dura la situazione così, Di Pietro e Beppe Grillo faranno strada, insomma, ecco.
questo. Io vi chiedo scusa della lunghezza dell'intervento, ho voluto fare un quadro un po' della situazione precedente per introdurre il tema di tutti gli incontri pure che faremo appresso. Sono voluto scendere a proposte precise e concrete, spero di averlo fatto e che l'Istituto Gramsci si ripropone, conducendo il discorso avanti in questa maniera, di migliorare il dibattito politico nella nostra provincia. Grazie. Presidente, la tua opinione, anche la mia, ti chiedo scusa di andare. Allora, abbiamo qualche minuto per uno scambio di idee, interventi. Ho già due iscritti a parlare. In ordine, il primo era Danilo Colepardi, poi non so il suo nome, ma comunque Carbone. Bene. Allora, Danilo Colepardi, prego. Sì, sarò breve. È abbastanza arduo intervenire in questa discussione, anche perché dovrebbe essere materia ordinaria. Sì, anche perché appunto di questi dibattiti ne abbiamo fatti tantissimi e rischiamo di ripeterci, questo è un po' il problema. Però su alcuni punti credo che sia opportuno fare un po' di chiarezza, perché altrimenti rischiamo di deviare la nostra attenzione verso altri territori che non portano da nessuna parte. Ora, dire che la sinistra italiana è senza idee è una verità, ma è una verità parziale, perché potrebbe significare che la sinistra italiana è senza idee, a differenza invece della sinistra europea, di idee ce n'ha tantissime. Invece le cose non stanno così, purtroppo. E questo è il problema più drammatico che abbiamo di fronte. La crisi della sinistra non è soltanto italiana, ma la crisi della sinistra è europea. E questo ci deve portare alla constatazione di questo, almeno rendersi conto di questo, ci deve portare a capire il perché di questa crisi e come se ne esce da questa crisi. Perché altrimenti arriveremo a delle conclusioni consolatorie che possono andare bene per una polemica tutta interna nostra, per cui la vera anomalia è l'Italia, tutti gli altri stanno benissimo, non ci basta basta soltanto guardare all'esperienza socialdemocratica europea per risolvere tutti i nostri problemi. Le cose purtroppo non stanno così. Questo è un po' il problema su cui sbagliamo e torniamo a sbagliare. Il vero problema che ha l'Europa è che è in crisi il modello di welfare e il modello socialdemocratico che ha improntato di sé tutto il secolo precedente. Questo è il problema della sinistra europea e di conseguenza anche della sinistra italiana. Se non partiamo da questo, prendiamo strade sbagliate, insomma, ecco, arriviamo a delle conclusioni sbagliate. Ma scusi, ma non è in crisi, abbia pazienza, non è in crisi, quello che ha detto il professore sta a dimostrare che non è in crisi. È in crisi nella testa della sinistra italiana il modello socialdemocratico, non è in crisi. Sì, abbia pazienza, scusi. Si iscriva, venga qui e parla. Venga qui e parla. Se è così preparato, venga qui e le dica. Sì, no, venga qui e le dica, mica sto dicendo. Allora, se vuole segnarsi, se si segni, parli, no. Lasciamo concludere Danilo. Prego. È in crisi la sinistra in Francia o no? È in crisi in Gran Bretagna o no? È in crisi in Germania o no? È in crisi persino in Svezia, che era la depositaria del credo socialdemocratico, o no? O sto dicendo fesserie? Scusate. Finisci, va bene, dai. Il problema, perciò, che abbiamo noi è come
apriamo una riflessione su questo e intraprendiamo strade diverse, nuove. Non dicendo che tutto quello che state fatto è sbagliato, anzi partendo dall'esperienza socialdemocratica, come uscire dalla crisi del modello socialdemocratico. Questo credo che sia il problema oggi in Italia, oggi in Europa. È chiaro che questo, la crisi di questo sistema, di questo progetto, di questo modello, che non è di questi di oggi, ma è da qualche anno che va avanti, secondo anche le cose dette da Michele sono perfette, sono esatte da questo punto di vista, che la crisi non è che l'abbiamo individuata in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, è un qualche cosa che viene un pochettino da lontano, cioè, è un modello che è entrato in crisi con la mondializzazione e così via, e da cui non riusciamo ad uscire. Ecco, una riflessione proprio che dobbiamo fare tutti quanti per vedere come uscire su questo, su questa strada. La crisi però si è aggravata dal fatto che è andata a confliggere con una crisi economica devastante che sta devastando le economie di mezzo mondo, anzi del mondo intero. Io vorrei ricordare che da analoghe crisi economiche l'Europa uscì con il rafforzamento della destra che portò l'Europa a due conflitti mondiali che hanno determinato le tragedie più grandi dell'umanità. Vi vorrei ricordare la crisi economica del 1907 con la crisi della Banca Romana. L'Italia come uscita da quella crisi? Col nazionalismo, con le avventure coloniali e quindi con la prima guerra mondiale, e così avvenne nel 29, come si è uscito col nazionalismo, un rigurgito e una ripresa del colonialismo e quindi una seconda guerra mondiale, la tragedia, 50 milioni di morti, una tragedia generale. Dobbiamo ricordare che dalla crisi del 29 se ne uscì come? Se ne uscì sulla base del modello socialdemocratico. Quella fu trainante da quella crisi del 29. Crisi del 29 che poi durò fino agli anni 40, fino alla fine della guerra, ma la crisi iniziò nel 29. Quale fu la forza trainante per uscire da quella? Fu il modello socialdemocratico. Neanche la guerra. Da questa crisi come usciamo? Questo è il problema che ci dobbiamo porre noi. Come usciamo da questa crisi? Come se ne esce? Se ne esce con una nuova guerra mondiale? Non lo so, oddio, non voglio pensarci. Compito della sinistra è pensare come costruire le basi per un nuovo welfare, come dice lui, e sono d'accordo con lui, per un nuovo modello di sviluppo socialdemocratico, essendo il vecchio non più praticabile oggi, così com'era. Bisogna inventarsene un altro. Ma io pongo un altro problema, che secondo me è la vera anomalia italiana, che fa dell'Italia differente rispetto a tutti gli altri stati europei. L'unica vera differenza. E qual è questa vera differenza? Che noi la democrazia europea, quella dell'alternanza, non l'abbiamo mai conosciuta. L'abbiamo mai conosciuta, se non questi tentativi di questi anni, non l'abbiamo conosciuta, perché abbiamo avuto 20 anni di fascismo, 60 anni di democrazia cristiana, quella cosiddetta, non per responsabilità della democrazia cristiana, lo dico, cosiddetta democrazia bloccata, poi la crisi della Prima Repubblica, una fase di grande confusione che ci vede ancora dentro a questa fase confusa da cui non sappiamo come se ne esce. Ma la vera preoccupazione è che se ne esca da questa crisi anche del modello istituzionale italiano facendo un bel passo all'indietro, ritornando al passato. Questo è quello che mi sembra emergere oggi nel dibattito politico del nostro paese, perché accantonata, secondo me troppo rapidamente e troppo superficialmente, l'ipotesi della democrazia dell'alternanza introdotta in Italia, questa ipotesi su cui si è lavorato qualche anno fa e che poi è saltata,
specie da sinistra, l'hanno vista come il nemico vero della, del nostro paese, va bene, questa ipotesi di intraprendere una strada nuova per il nostro, per l'Italia, accantonata almeno per adesso questa ipotesi, come ne usciamo da questa? La soluzione che vedo farsi avanti è quella di un ritorno appunto all'indietro, con la costituzione di un nuovo centro, casomai sulle spoglie della, da una parte della PDL, che con la crisi di Berlusconi probabilmente si scinderà con una parte più moderata che convergerà al centro, va bene, una parte che si schiererà più radicale, che si schiererà verso destra, con la crisi del Partito Democratico anch'esso si scinderà con una parte moderata che si schiererà nuovamente al centro, si ricostituirà nuovamente un nuovo centro di equilibrio del nostro sistema e tutti siamo contenti e tutti ritorneremo in pace per altri 60 anni. Questa è la cosa che intravedo e che mi preoccupa più di tutti. E quello che purtroppo vedo è che anche all'interno del Partito Democratico ci si sta acconciando a questa nuova fase. Così. Tanto è vero che il candidato più votato è uno dei principali sostenitori di questa ipotesi di uscita dalla crisi. Non voglio dire altro. Allora, nell'ordine ho scritti Forte, Carbone e quella Francesca. Se ce ne sono altri, allora prego Forte. Direi di contare gli interventi in 3-4 minuti. No, io sono pochissimo. Penso di essere... ti devo porre due problemi. Il primo, la tua relazione a destra e sinistra, ma come la qualifichiamo? Quali sono gli elementi che previamente determinano concettualmente destra e sinistra? A me capita di leggere non so dove, che a livello psicologico individuale di destra è chi vuole servizio dello Stato, di sinistra è chi vuole essere al servizio della società, da cui poi deriverebbero tutta una serie di atteggiamenti, di scelte, eccetera, eccetera. Una seconda cosa, io non sono per niente affascinato dalla Prima Repubblica, però non si può non, a livello sociale, a livello strutturale dello Stato, non si può non ricordare il divorzio, l'aborto, il lavoratore, il diritto di famiglia, la scuola, la sanità. Riusciamo a difenderlo lì, a difenderlo queste conquiste? Come? Grazie. Allora, Carbone, prego. Io colgo l'occasione per ringraziare il relatore perché è stato veramente di stimolo a parecchie problematiche. Direi che le ha, nel suo discorso le ha ricomprese tutte. Su alcune mi trovo lievemente d'accordo, su moltissime mi trovo in disaccordo e lo dirò. E io sono nato nel 1945, ho avuto la fortuna di avere un bisnonno e un nonno che erano socialisti. E il mio bisnonno capì nel lontano 1900, nei primi degli anni del Novecento, che tra il massimalismo di Serrati e il riformismo di Treves e Turati erano i secondi che avevano ragione. Lo capì allora. Si beccò un po' di olio di ricino, e il figlio, che sarebbe mio nonno, continuò ad essere socialista nell'immediato dopoguerra. E voglio dire, non vi faccio un rimprovero, un piccolo rimprovero, che se non ci fosse stata la scissione di Livorno, che sciaguratamente fu uno dei motivi per cui il fascismo prese il potere, e chi la pensava come il mio bisnonno e come il mio nonno erano nel giusto. Erano nel giusto tant'è che io ero ragazzino e una volta glielo chiesi, dico nonno che significa socialismo? Facevo sì e no la prima media e mi disse una definizione bellissima. Disse socialismo è il perfetto connubio tra libertà e giustizia sociale.
Non ci può essere libertà senza giustizia sociale e non ci può essere giustizia sociale senza libertà. Questo è il socialismo. E aggiunse, ti faccio un esempio, dice, la sera quando si passeggia in piazza e vedi i cavalieri che ridono, loro debbono continuare a ridere. Però dice, i lavoratori, gli operai, i contadini, devono almeno sorridere. E la sera, quando mangiano un piatto di minestra calda a casa, devono guardare i loro figli sicuri di loro, di dare loro un avvenire certo e sicuro. Questo mi disse. Ora, se tutti l'avessero pensato così, ci sarebbe stata l'alternanza, molto probabilmente, e l'anomalia italiana di cui tuttora, compreso Berlusconi, scontiamo il prezzo, non ci sarebbe stato, secondo me. Anche se la storia non si fa con i se e con i ma. Al relatore voglio poi ricordare, a questo proposito voglio dire una cosa, cioè dire il tipo di modello che andavamo a postulare quando eravamo socialisti era... E il problema si ripropone ora, non è che era da di allora, è tuttora. L'economia di mercato, l'economia di mercato è positiva perché crea ricchezza, crea posti di lavoro e quant'altro, ma deve essere regolata e deve avere delle regole e deve essere condizionata anche da uno stato sociale che poi vedremo qual è il migliore. Qual è il migliore? Ma che comunque ci debbono essere delle regole e dei freni. Questa è, diciamo, secondo me e secondo la storia, non secondo me, secondo la storia, la posizione più giusta. E la storia ha dato delle risposte in merito. Quanto al fatto, io sono meridionale, e quindi, ecco, e quindi quando si fa la distinzione manichea, mafia, è vero. Laggiù la delinquenza organizzata ha una sua funzione e un suo, come dire, peso molto rilevante. Però, aspetta, quando dice a Messina hanno costruito là, è verissimo. Però non dobbiamo dimenticare che ora il problema incomincia ad essere nazionale. Perché io ti chiedo, se a Viareggio si potevano costruire le case a 35 metri dalla ferrovia? O se in Abruzzo si potevano costruire le case che sono cadute al primo coso di terremoto. Allora, ecco qui un altro ricordo che voglio anche, come dire, fare dotti gli astanti. Una sera a Scicli, il mio paese, credo lo conoscerete tutti perché dove girano i film di Montalbano. E camminavamo in piazza, abbiamo visto lontano un signore, dice, ma quello non è Sciascia? Dice, sì, è lui. Dice, avviciniamoci. Dice, poi alla fine, che ci vuol dire? Era venuto per fare una ricerca alla biblioteca del mio paese. E dice, maestro, abbiamo parlato, era, guardi, parlare con lui era qualcosa di eccezionale, ti arricchiva in modo pauroso anche per mezz'ora. E ci disse una definizione. La definizione di mafia, che poi lui avrebbe scritto in un suo libro, che a futura memoria ha pubblicato prima sul Corriere della Sera e poi sul libro a futura memoria. E disse che mafia era un'organizzazione a delinquere che persegue fini di lucro illecito e che crea un'intermediazione parassitaria, è un capolavoro, quell'intermediazione parassitaria, tra la produzione e il lavoro. Il cittadino e lo Stato, il capitale e il lavoro. Questa era la definizione. Rispetto a questa definizione, pensare che questo fenomeno sia circoscritto alle sole regioni che conosciamo è un errore madornale. Tant'è che il nostro caro Berlusconi, alla sua destra, c'ha quello che io considero il maggiore rappresentante della mafia siciliana in questo momento e che risponde al nome di Marcello Dell'Utri. Detto questo, voglio poi un'altra cosa che non ho condiviso, perché
Le distinzioni manichee non mi sono mai piaciute. La pubblica amministrazione. È vero, ci sono 3,5 milioni e improduttive, eccetera. Ma attenzione, non smantelliamola. Io sono segretario comunale, va bene? Il comune è un erogatore di beni e di servizi. Se siamo di sinistra, dobbiamo eliminare i rami secchi della pubblica amministrazione. Cacciare via i fannulloni, eliminare tutto ciò che c'è, ma non possiamo assolutamente smantellare ciò che è pubblico, e cioè quell'ente di fronte al quale tutti siamo uguali. L'articolo 97 della Costituzione è stato fatto dai costituzionalisti e hanno parlato di trasparenza e di buon andamento della pubblica amministrazione in previsione di enti che dovevano servire a tutti e che in gran parte dovevano erogare beni e servizi. Se ce ne sono di inutili, togliamoli. Se ci sono rami secchi, eliminiamoli, ma non eliminiamo tutto, perché la pubblica amministrazione, in un Stato che si definisce sociale di sinistra, è indispensabile. Mi riferisco soprattutto ai comuni. I comuni, anche i più piccoli, sono funzionanti, talvolta. E comunque rispondono, hanno un rapporto diretto con il cittadino. Il famoso rapporto tra chi viene eletto, tra le decisioni prese e la risposta alle esigenze del cittadino, con tutte le anomalie, le discrasie, il comune li dà. Il comune è in grado di dare. Un cittadino è in grado di parlare col sindaco e quindi col maggiore rappresentante della pubblica amministrazione in quel posto. Questo è essenziale. Questo è essenziale. Il capitalismo, quindi, poi un'altra cosa. Sembra che questa crisi mondiale sia venuta così. No, non è venuta così. C'è un referente politico, si chiama l'amministrazione Bush, si chiama il fatto di avere fatto, di avere amministrato la finanza mondiale, perché è vero che ormai è tutto globalizzato, senza regole. Io ho parlato, non so se sia vero, è venuto a Monte San Giovanni Campano l'ex governatore Fazio, così parlando a voce diceva: cioè, io glielo dicevo, l'ho detto ai canadesi, l'ho detto agli americani, l'ho detto agli inglesi, c'è stato a te. Perché se continuate così, cioè senza regole, in cui i soldi si fanno così, dice, noi andiamo verso la rovina. E di chi è stata la colpa? Del socialismo? Dei modelli socialisti? O del capitalismo selvaggio che deve essere condizionato e regolato? E la famosa economia di mercato di cui parlavamo prima. La flessibilità, indubbiamente, ma la flessibilità sempre, ecco, nell'ambito delle regole, indubbiamente. Innanzitutto dobbiamo distinguere, lo diceva Fassino, mi ricordo, tempo fa, dice, distinguiamo sempre fra flessibilità e precariato, perché una cosa è la flessibilità è positiva, ma il precariato poi rende il tutto proprio di un capitalismo selvaggio in base al quale i nostri giovani, e vengo al punto, sì è il mio, purtroppo sto facendo una la flessibilità, ecco, i giovani, ecco l'uscita, una delle uscite, ma com'è? Ma non ci accorgiamo che è un paese di vecchi. Ora c'è la Lega, la famosa Lega, tutto gli si dice, va bene, per carità, ma nessuno gli dice la cosa giusta. L'ho notato leggendo i dati Istat sull'andamento demografico italiano, soprattutto al nord, caro amico mio, non fanno figli. Come si fa a postulare il principio per me sciagurato, tra l'altro, del popolo identitario senza fare figli? Hanno appena, secondo dati Istat fatti dall'ANCI, dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ho capito, ma
Io mi rivolgo a loro, non mi sto rivolgendo. Mi sto rivolgendo a loro. Come fate? Carbone, la inviterei. Sì, ho finito. Ho finito. Come fate? Il popolo, identità, senza fare figli. Hanno due ricambi generazionali. Arriverebbero al 2025 e fra poco. Fra poco e dicono e ciangiano dalla Padania. Dico, alcune cose magari addirittura con mio grandissimo dispiacere dicono pure giusto, perché noi riusciamo in molte cose ad avere torto su parecchio, però il dato fondamentale di chi va ciangiando di popolo identitario, hanno finanche detto che Barbarossa è meglio di Bavaria, un orrore, hanno detto pure questo, ci torniamo due, e quello è un capolavoro, me lo lasci dire. Allora, io volevo dire questo, dico, com'è possibile una cosa di questo genere senza che nessuno lo dica e senza che nessuno, ecco, mo lasciamo perdere la Lega, nello sviluppo che deve avere uno Stato, diciamo, che veramente vuole guardare al futuro, dà un messaggio ai giovani. Le corporazioni sono tali intanto in quanto non abbiamo creato la cultura del ricambio generazionale dei nostri figli. Certo, se troviamo uno con 72 anni se la va ancora con la 17enne che va dicendo che lui camperà fino a 120, quello al di là del fatto, come dire, polemico, ma è indicativo di una stasi, di un fermo che c'ha una popolazione nel non sapere cogliere il messaggio fondamentale che deve avere una società, cioè quello del ricambio generazionale e quello di dare lavoro, prospettive e un futuro ai giovani. Davvero, questo. Grazie. Prego. Franceschi. Posso bere un po' da... Come no? Questo l'ho usato io. Questo l'ho usato io. Parodiando un famosissimo detto, non voglio morire democristiano, io dico così, no? Non voglio morire socialdemocratico, insomma, non è quello che auspico nemmeno al Partito Democratico. Delle cose che avrei voluto dire, di due che sono intervenute precedentemente, con le parti e segretarie le hanno già sviluppate, non dico altro. Delle note così velocissime. Quando il professor De Gregorio ha parlato dell'anticomunismo facendo riferimento alla Democrazia Cristiana, sì, certamente è vero questo fatto qua, l'operato della Democrazia Cristiana è durato per tutti i governi del centro-sinistra, del pentapartito, questo anticomunismo non è stato solamente dei primi governi De Gasperi, ma è stato fino alla caduta del muro, in poi, insomma, fino all'avvento dell'attuale maggioranza. Anche se era una congiuntura internazionale, perché l'anticomunismo per esempio era anche della Chiesa, tutte le polemiche intorno a Pio XII, il rapporto di appoggio a una politica europea, di guardare anche ai tedeschi e l'esperienza nazista, non aver fatto nulla contro gli ebrei, tutte queste storie, si è scoperto, no, in funzione anticomunista, una storia per cui bisognerebbe ripetere. Ma l'esperienza poi si veniva dall'esperienza della Costituente, no? E quindi della Costituzione italiana, dove era stato possibile, è stato detto un miracolo, questa convivenza pacifica e lungimirante, no, delle tre tradizioni, no? Socialista, liberale e quella democristiana, insomma, e quella cattolica. È stato un momento quello poi non ripetuto nella storia italiana, invece propriamente da lì bisognerebbe guardare anche ai nostri tempi per la Costituzione, si dice, di partiti nuovi, di esperienze nuove. Perché questa, non voglio morire socialdemocratico, insomma, sostanzialmente, tu hai detto benissimo, no? La crisi della sinistra, che è una crisi del sistema della socialdemocrazia. Hai anche affermato che per te l'esperienza della sinistra si concretizza nella tradizione socialdemocratica europea, sostanzialmente. Anche se questa dovrebbe avere dei riferimenti specifici a situazioni in cui la produzione capitalistica era specifica, l'esistenza della fabbrica era specifica, le esigenze degli operai come ceto sociale erano specifici, tutte cose che oggi sono saltate. La novità qual è?
Qui noi abbiamo fatto riferimento al Partito Socialista, abbiamo fatto riferimento al Partito Democratico e abbiamo fatto riferimento al Partito Socialista Europeo di oggi. La novità del Partito Democratico in che cosa dovrebbe consistere? Non può essere letta più la realtà passata degli anni 60, 70, il muro di Berlino, la globalizzazione, come tu dicevi, con le categorie dell'ora. Il riferimento oggi ad una sinistra, e qui però dobbiamo fare dei grossissimi passi avanti, sono anche gli amici di una sinistra che diciamo no, l'ex rifondazione comunista, l'ex partiti comunisti, delle letture di politica internazionale, di queste, bisogna farlo fino alla fine. Perché questo welfare è finito? Il welfare era pensato per chi essenzialmente? L'operaio che doveva avere una casa, usciva da una povertà legata al sistema primario di produzione, l'agricoltura, per la prima volta lavorava in fabbrica con un sistema di rapporto imprenditore-macchina-operaio che oggi è saltato. Oggi le situazioni sono nuove, siamo in una società dove l'operaio non produce più in questo modo. Le sue esigenze non sono più solamente il mangiare e avere l'elettrodomestico, è poter viaggiare, è poter avere i figli che studiano in una università europea, è poter comprendere l'emigrato che sta vicino con lui, il diverso che sta vicino con lui. L'economia, la crisi dell'economia, è stata la crisi di un'economia virtuale. Abbiamo giocato sulla vendita di interessi oppure sulla... diciamo così, sulla sistemazione di interessi su interessi, su un'economia telematica e non un'economia reale. Il problema è che è in crisi anche il sistema di produzione capitalistico. Non dobbiamo vedere solo che l'economia di mercato internazionale con le multinazionali transnazionali ha fatto crescere il livello di... Ma questa è vecchia idea del liberismo economico classico e capitalistico è legata all'idea di un progresso di sviluppo all'infinito, che non può esserci. L'idea di uno sviluppo all'infinito è legata alla possibilità di sfruttamento all'infinito delle risorse che non ci sono più. L'avanzamento del sistema capitalistico c'è stato perché abbiamo scoperto regioni nuove del globo terrestre da conquistare. Abbiamo scoperto uomini cosiddetti ancora primitivi da conquistare con i mercati. Questo cerchio si sta chiudendo. Se non ripensiamo questo sviluppo, saremo noi tutti quanti strozzati. Perciò dico, un'economia di mercato oggi, o si regge sulla vendita delle armi, questa gente l'abbiamo civilizzata, lotta fra di loro, facciamo le armi, li distruggiamo tutti quanti. Come sta succedendo? No? Le armi li produce il vecchio mondo. Oppure dobbiamo andare a bombardare la Luna per trovare acqua e colonizzare la Luna, perché qui non c'è più spazio. Voglio dire allora che i partiti politici e le nuove aggregazioni, lasciando stare le categorie con cui il Novecento è stato pensato e l'esperienza delle guerre, politicamente questi partiti sono nati da queste esperienze, devono reinventarsi queste nuove categorie per conoscere queste nuove esigenze, questi nuovi problemi, dove destra e sinistra possono non avere più nessun valore ad indicarsi, perché noi ne facciamo esperienza guardando il passato, non certamente il futuro. È evidente questo fatto però che se noi dobbiamo continuare a vedere utilizzata la parola sinistra, dobbiamo pensare ad un sistema di possibilità di eguaglianza, no? Se Kant ha pensato ad una pace perpetua, un sistema di diritto internazionale che possa far convivere le esigenze di tutti, è una cosa che manca anche ai nostri partiti, di una serie politica internazionale che non ha, nemmeno i nostri tre candidati hanno una serie di posizioni di politica internazionale, perché forse è la cosa più difficile. Un sistema di diritto internazionale è un sistema di pace, questo non è l'assolutezza di un'idea così larga, no, impossibile da realizzarsi, ma è quello che dovrebbe costituire, no, il pensiero nuovo di aggregazioni nuove, di partiti nuovi, sono quel populismo di cui voi avete parlato. È vero che è la parte peggiore di una tradizione italiana, no, che comunque c'è stata, che è interpretata benissimo da partiti che non sono più la destra, che non sono più la destra. Anche se poi è vero che la destra storica italiana non ha avuto forse capacità o anche il motivo di manifestarsi a pieno come intervento in politica, insomma, no, la destra classica italiana. Questi sono
bisogna partire da questo per ricominciare, ricominciare da capo a pensare, si dice, la politica, tu criticavi i sindacati, è vero, i sindacati sono l'esperienza passata, il nuovo welfare, non sono più le esigenze in una visione globale di un sistema di produzione, di assistenza, di formazione, di istruzione, così via, come è stato nel passato. Siamo in un mondo completamente diverso, la capacità di guardare queste cose. Certe volte il governo attuale sa leggere nella paura della gente che ci sta, la paura del diverso, dell'immigrato, della sicurezza, sa leggere, populisticamente lo fa, certe volte noi non sappiamo interpretare nemmeno questo. Grazie. Se non ci sono... Sì, prego, Bottoni, prego. Ci sono altri? Ah, sì, ha ragione, l'ho saltato. Anche io, se sì, rispettivamente i nostri... Buonasera. Conosco benissimo Cesare, poco l'assemblea, la presidenza sì, e mi permetto pure io di fare qualche riflessione, soprattutto ricollegandomi un po' all'ultimo intervento di Paolo Francesco, del quale io non condivido una buona parte, facendo delle mie riflessioni. Intanto perché penso, e pongo anche a voi la domanda e alla Presidenza, se è vero che in questo nuovo mondo politico che si sta vivendo c'è un ceto sociale, quello medio che scompare, e quello medio diciamo che saremo forse tutti noi, i professori, il dipendente comunale, quello del posto di lavoro sicuro, è un ceto che scompare, anzi, che diventa il povero, rientra in questa nuova classe sociale, una vecchia classe che vedeva veramente i poveracci, senza lavoro, disoccupati e magari contadini. Se è vero questo, e se è vero che purtroppo, dico io, l'economia si sta rimettendo in mano a pochi, evidentemente qualche problema ce l'abbiamo. Non è vero che, certo, è vero anche che bisogna ristudiare un sistema economico, perché le responsabilità sono tante, ma è vero anche, dico io, che bisogna, e soprattutto noi come sinistra, io non credo assolutamente a quello che diceva Cesare, che siamo tutti uguali e che ci possiamo scambiare, almeno ho letto così l'intervento, che potremmo stare sia a destra che a sinistra. Io personalmente non mi ci vedo. Chiedo scusa, perché insomma, dico, questa mi sembrerebbe un'esagerazione, insomma, e io non mi ci ritroverei assolutamente. Dico che questo, a parte questo istituto che io apprezzo tantissimo per il fatto che si sia posto il problema di cominciare a riparlare già da qualche tempo di cultura, quindi di porre delle domande, delle aspettative, di confrontarsi con, poi con la gente, quello che purtroppo si fa poco ed è una picca gravissima. Oramai si parla, diciamo, un po' di cultura solo nella scuola e in qualche convegno che sporadicamente fanno nei comuni, la provincia, non so fino a che punto, ma dobbiamo ringraziare questo istituto che spesso ci chiama all'appello per confrontarci, un confronto che dovremmo pure trasferire, dico io, nella società, perché poi vedo purtroppo che mancano i giovani e questo è un grave dramma, è veramente un problema che tutti noi che siamo qui questa sera dobbiamo porci, vedere come portare qua dentro i giovani, almeno gli studenti che sarà la nuova classe dirigente e mi auguro anche di opposizione a quello che Berlusconi che ci sta presentando, perché poi diciamoci la verità, c'è un sistema che io non condivido, per, magari pure per la presa di posizione magari, e quindi sbagliando, ma c'è anche un soggetto politico di riferimento che fa il Presidente del Consiglio, onestamente, che non fa niente per qualificarci, assolutamente, io condivido in toto la riflessione che faceva il segretario del mio comune, il dottor Carbone, le condivido completamente, perché poi
il discorso, bisogna stare attenti, e questo certo, ma anche nel rivolto anche al professor Michele De Gregori, perché si poneva queste domande. Se vogliamo, se pure noi cominciamo a dire che gli enti pubblici, diciamo, che sono un peso, ebbene allora la cosa è seria. La cosa è seria davvero, perché non garantiamo più nessuno. Se lo Stato lo vogliamo smantellare pure noi, io dico allora vediamo, confrontiamoci seriamente. Io dico che va ristrutturato. Brunetta per alcune cose potrebbe avere, e ha ragione, ma se seguiamo tutti Brunetta non lo so se ha ragione, io penso di no. Se seguiamo tutti la ministra, il ministro della pubblica istruzione, io penso che non siamo proprio d'accordo. Ecco, allora su questo dobbiamo riflettere tutti quanti, che ci sono dei punti, perché io sono per la scuola pubblica. Se invece poi cominciamo pure noi a condividere quello che sta facendo il nostro caro ministro per smantellare la scuola pubblica, beh, allora sicuramente non siamo qui e io non sarò con voi, insomma. Quindi sono convinto che su queste tematiche noi dobbiamo avere un obiettivo comune, che è quello di difenderle fino all'ultimo. E qui dovrebbe la sinistra, qui dovrebbe essere un nuovo partito magari, riformulato, anche lo stesso PD, come no, ma un partito riformulato, che rivede le proprie posizioni, che si riconfronta con la gente, perché gli addebiti che vengono fatti, anche gli amministratori, io sono un amministratore, e quindi anche a me, per il ruolo che rivesto, è che non ci confrontiamo più con la gente, che non, dicevo proprio questa mattina al segretario, che un amico ingegnere e professore mi faceva questa riflessione, sembra, in genere uno dovrebbe trovarsi benissimo con il suo compagno di partito nel momento in cui va a ricoprire un ruolo politico. Purtroppo questo non avviene, diventa molto più semplice confrontarsi con la parte avversaria nel momento in cui va a ricoprire il ruolo. Sembra quasi una cosa assurda, impensabile, ma è la verità. Io riflettevo anche sul mio comportamento, sul mio ruolo di amministratore. È vero, bisogna ritornare a stare fra la gente, ad avere un confronto continuo, a sposare le cause, le necessità per difendere il proprio salario, per difendere il posto di lavoro. Quel posto di lavoro che oggi non garantisce più questa flessibilità alternata. Cioè, Michele, riformulare il nuovo lavoro ben venga, però comunque alla fine una garanzia la dobbiamo dare, perché altrimenti io non so chi è in condizione dei nuovi di potersi permettere di fare un mutuo con la banca per prendersi una casa, e allora ci ritroviamo che i figli non si sposano più. Ecco, su queste cose io dico riflettiamo tutti. Grazie. Calcagni, poi scusi, non ricordo il suo cognome, e poi Ruggero alla fine. Allora Calcagni, prego. Piantonisco, sì. Però mi taglio solo un piccolo spazio brevissimo. E anche perché purtroppo le 7:30 dobbiamo lasciare la sala. Azzarderei un sillogismo. È tornato carsicamente in tutta la discussione il dibattito sull'identità, sulle capacità, sulla qualità del Partito Democratico. Io vorrei chiedere vorrei fare questo sillogismo e fare questa piccola domanda. La Danimarca è socialdemocratica, propone una riforma del welfare socialdemocratica, Ichino la coniuga in termini mediterranei o italiani, la firma Rutelli dice che la socialdemocrazia è morta. Scusate. Io a questo punto mi perdo. Grazie. La ricchezza del dibattito mi porta a dire solo due parole, perché è bello almeno consentire, confrontarsi. E voglio partire, per rendere omaggio al relatore, proprio dalla relazione iniziale che c'è stata di conforto storico, anche politico. È vero, cioè noi abbiamo avuto le due guerre, abbiamo avuto poi la politica dei redditi, perché quello è il discorso keynesiano, abbiamo avuto poi il welfare state, stato assistenziale,
sociale, sociale assistenziale. È una scelta di campo. Sì, no, del capitale, è una scelta di campo del capitale. Guerre, politica dei redditi, stato assistenziale. È una scelta di campo del capitale. Partivo da questo concetto per dire una cosa, si cercava di individuare il referente, perché tutti questi passaggi, la guerra, la politica dei redditi e lo stato assistenziale, hanno svilito quello che era invece una politica sociale e politica diversa, che poteva chiamarsi comunismo, poteva chiamarsi socialismo. Quindi dobbiamo essere coscienti del fatto che c'è un capitale forte. E secondo me qui una sottovalutazione che è stata all'epoca del Partito Comunista, che continua forse ad essere anche nostra, è individuare il referente. Noi diciamo il Partito Democratico, ma in effetti la prima parola, secondo me, che il primo referente, che nuovo referente che fu indicato, si può far risalire anche a un personaggio un po' strano come Toni Negri, no? Quando parlava dell'operaio sociale. Che cos'è l'operaio sociale? È il disoccupato, è il precario, è il professore, è lo studente, è chiunque abbia una coscienza della situazione attuale del proprio vivere quotidiano. E qua un termine marxiano, marxista, alienazione. In effetti noi rischiamo, e soprattutto il disoccupato, il precario, e tanti altri personaggi rischiano di non avere un fine ultimo, di non avere un obiettivo, di non identificarsi su una società, quindi alienati dalla realtà. Questo è il capitale. Noi dobbiamo saperlo, perché dobbiamo almeno capire contro chi e contro che cosa dobbiamo porci. E qui i limiti, forse, ma un'esposizione storica, una buona esposizione, ripeto, i limiti forse di chi, come nel Partito Comunista all'epoca, io con lui forse ho un'esperienza di frequentazione di Napoli, perché la mia attività politica l'ho fatta la maggior parte a Napoli. Allora, qual è il limite? Cerco di essere breve, ma la discussione che è stata posta pone dei problemi grandissimi. Qual è il limite che il Partito Comunista ha visto sempre il sindacato, la classe operaia, cinghia di trasmissione, come si diceva, del partito e quindi dei concetti politici e rivoluzionari, o politici soprattutto, meno rivoluzionari, senza tener conto che la società stava cambiando, che il populismo, la deriva populista, presa in mano da un personaggio come Berlusconi, può rischiare di riportarci a una situazione come quella degli anni venti, che è stata deleteria per la nostra nazione e per noi stessi. Quindi il mio è solo contributo, cioè piccole cose in tantissime argomentazioni che servono, che spero servano così come piccolo ragionamento. E qua ho preso tanti ecco, una cosa che volevo sottolineare, che parte sempre dal relatore, e questo ne sono grato, perché le intuizioni molte volte. America e Russia, i finanziamenti alla Democrazia Cristiana, alla Democrazia Cristiana e al Partito Comunista, ci portano forse lontano dalla dichiarazione che ha fatto De Gregorio, partiti pienamente nazionali. Forse no, non sono dei partiti pienamente nazionali, ma dei partiti probabilmente legati a delle politiche transnazionali, l'America, la Russia. E soprattutto ci riportano in ogni caso, e qui si salva anche l'uomo, a delle filosofie, a delle ideologie. La DC almeno ha avuto però dei contrasti con l'America, questa è una tradizione che è sempre stata. No, voglio dire, è stata funzionale, pienamente nazionale, ci abbiamo avuto solamente il fascismo. Aldo Moro, il partito nazionale fascista, sì, no, al di là delle differenziazioni minime, però voglio dire, partiva dalla CIA, partiva da una volontà esterna di applicare la politica nella nostra nazione.
La nostra nazione, e così taglio pure un po', non ha mai avuto forse la possibilità veramente di esprimere una reale politica, se non attraverso, e qua voglio sottolineare anche quello che diceva il dottor Carbone, no? Lui ha parlato della mafia, è importantissimo questo fatto, noi dobbiamo essere sempre lucidi sul concetto che in Italia noi abbiamo la mafia. Senta, non dobbiamo. Sì, guarda, questo concetto per me è fondamentale perché da antimafioso, cioè, ci tengo almeno a esplicarlo. Ma non solo il sud, però la mafia. Scusami. Non solo il sud. Sì, rendo onore a chi più di noi. Io a Napoli ho visto la camorra, insomma, ho avuto modo anche di combattere, facendo parte del PC con Maurizio Valenzi quando divenne sindaco, in comitato. Ecco, rendo omaggio al dottor Carbone, socialista romantico sicuramente e anche lirico a questo punto, venendo da una terra come la Sicilia che è lirica e di cui noi teniamo conto, di questo forse poco pragmatismo, molto romanticismo, molto lirismo. Io ho avuto un educatore letterario che è uno scrittore siciliano che abitava nel mio palazzo a Napoli, Filippo Valenza, che praticamente ha scritto innumerevoli libri come Sciascia, che purtroppo io non ho conosciuto, contro la mafia e su qualcosa della mafia. È vero, la mafia è l'intermediazione, il gabellotto, il soprastante, come vengono definiti in Sicilia. Cioè il gabellotto e il soprastante sono i vassalli che c'erano una volta fra chi governava, cioè il signore e i contadini. Quindi, e chiudo il concetto e ringrazio, noi non possiamo non dimenticare che la nostra terra tra mafia, camorra, sacra economia è limitata nell'esplicazione della propria identità nazionale, che ora diciamo, che noi dicevamo di partiti nazionali. Noi non abbiamo mai avuto un'identità nazionale, non abbiamo mai avuto nord e sud insieme, abbiamo avuto due politiche esterne, americana e sovietica, sia nei contenuti sia nelle proposte, e qui noi dobbiamo capire di quanto sia importante che noi diventiamo identità nazionale. Beh, Ruggero. Angelo, brevemente, altrimenti non lasciamo il tempo a Michele di... Due cose. Io non ho ascoltato tutta l'introduzione di Michele, quindi non... mi resta un po' difficile centrare qualche osservazione sul tipo di tematica da lui sviluppata in tutta la sua interezza del ragionamento, e però mi sento di portare un contributo molto limitato a questa nostra discussione, e naturalmente perché e quindi ci saranno dei vuoti certamente in questo ragionamento, ma il tema che ci è stato sottoposto, destra e sinistra, è un qualcosa che ovviamente investe una visione aggiornata del livello delle società e della lotta politica. È chiaro che di fronte a una situazione di questa natura, la sinistra italiana, la sinistra europea e per certi versi pure la sinistra mondiale, perché si articola ad operare in situazioni e condizioni diverse, che fenomeni che si sono sviluppati recentemente investono situazioni pregresse che partono sia dallo sviluppo del capitalismo, quello che oggi veniva chiamato praticamente gli istinti del liberismo, e sia la risposta che le forze democratiche e le forze sociali di indirizzo socialdemocratico, comunque di sinistra, possono dare a queste situazioni, o hanno dato temporalmente a queste situazioni, destra o sinistra.
Destra-sinistra, a mio avviso, c'è un problema. Va ripensato il rapporto di produzione. Perché una volta era il modello fordista a delineare le linee lungo cui si organizzavano le forze sociali e quindi le scelte politiche, e quindi le politiche si riuscivano a realizzare a secondo del momento che prevalevano le forze che erano favorevoli a una visione liberista e quelle che erano vicine invece a una visione liberale e socialista e democratica. E quindi è chiaro che se non è più valido, perlomeno in due terzi del mondo, il rapporto di produzione fordista, è venuto fuori una modifica nella produzione che ha sviluppato una serie di figure che operano sul mercato e che quindi portano e contribuiscono a creare la ricchezza e comunque a dare un contributo alla società. È qui che la sinistra, diciamo così, si è trovata in ritardo. Quando io sento dire che i sindacati sono superati perché non rispondono più alle esigenze di dare un equilibrio a questa società, la cosa mi preoccupa, perché se mi si dice che il sindacato per alcuni aspetti è ancora legato al modello fordista, alle grandi masse che si riuniscono in determinati, diciamo così, siti e quindi lì possono elaborare, possono produrre certe scelte, posso capirlo, e quindi si è in ritardo invece su questa modifica del rapporto di produzione, e qui è giusto, e qui bisogna aggiornarsi, ma la verità è che tra destra e sinistra la differenza c'è, perché c'è nei valori. È nei valori la differenza tra destra e sinistra, tra la pace e chi fa politica di guerra, tra chi vuole l'uguaglianza e chi invece si affida alle forze sfrenate del liberismo, che quindi producono politiche di aggressione, politiche certamente di difficoltà. E quindi sulla base di questi valori va fatta una scelta e va sviluppato un ragionamento. In Europa si è tentato di fare una cosa del genere, ecco lo scontro anche in Europa tra progressisti e conservatori, con il Trattato di Lisbona, dove nel Trattato di Lisbona si è tentato di inserire in questa visione del mondo che una società è democratica e progressista se determinati valori dell'uguaglianza, determinati valori di difesa del minimo di sussistenza e quindi praticamente della tutela della persona nella salute eccetera viene garantito, altrimenti questo parametro salta. Questa politica ha trovato sviluppo e attuazione per quanto ci riguarda in Europa, visto che parlo di Lisbona, e quindi ecco dove noi dobbiamo sviluppare il ragionamento. Se poi queste politiche, queste scelte vanno prodotte nella società con le regole, sì, con le regole. Ed ecco perché c'è poi una distinzione che storicamente è stata tra rivoluzione riformismo, che adesso è abusato talmente che viene usata in maniera impropria e insomma che rischi pure di dimenticarla, perché è una cosa tra rivoluzione e riformismo. Oggi la sinistra, a mio avviso, in Italia, il confronto e il dibattito, deve avvenire su dove si collocano, dove si chiamano anche i lavoratori, le nuove forme del lavoro, la società, a collegarsi e organizzarsi in quelle forze che difendono alcuni valori e contrastano altri. Io non entro nel discorso attuale, chiudo qui e pongo questi interrogativi che a mio avviso debbono trovare una risposta nel dibattito politico, perché dovremmo fare un dibattito a parte. I partiti non fanno più questi dibattiti, questo è il dramma della situazione. Nel sindacato, io sono un osservatore, ho cercato di andare in qualche assemblea, non ho trovato più, cioè, devono rispondere a situazioni immediate di crisi, ed è giusto, e quindi non si dibatte più in questi termini. L'istituto ha questo valore, ha questa capacità di porre a chi vuole i termini di questi confronti e di questi dibattiti. Purtroppo è limitata e insufficiente,
però per rispondere alla società devono essere le forze politiche ad affrontare questi problemi nella società. Il PD li sta affrontando? Non lo so. La nuova sinistra? La sinistra cosiddetta estrema? Non lo so. Tentativi che stanno detto intermedi? Sembrava di sì. Qualche crisi si avverte anche recentemente in quella fascia, in quello spazio politico. A mio avviso il dibattito nella sinistra deve continuare e deve naturalmente avere come punto di riferimento i valori sui quali la sinistra si riconosce e sui quali non si riconoscono le altre proposte politiche e le altre dottrine politiche. E sta lì la divisione. Chi sta di qua si batte per queste scelte, chi sta di là si batte per quelle. E il confronto democratico deve avvenire tra questi due campi. Ringrazio tutti gli intervenuti, ovviamente mi sarà un po' difficile, forse sarà difficile rispondere a tutti individualmente, e mi ci proverò. Intanto vorrei enucleare prima un problema per rispondere insieme magari a quelle che all'osservazione fatta da Danilo Colevardi e anche in parte a quella di Nicola Franceschi. Con Danilo Colevardi ci troviamo d'accordo, vabbè, è dato ormai è fisiologico, insomma, non è patologico. E soprattutto il fatto della la crisi della sinistra europea, insomma, è vero, però noi dobbiamo capire che significa l'espressione la sinistra europea in crisi e che significa l'espressione la sinistra italiana in crisi, perché noi rischiamo di usare le stesse parole per concetti diversi. Noi pochi anni fa, dicevamo, espressione corrente negli incontri politici, l'Europa è governata dalle sinistre. Ce lo ricordiamo? Esatto. Oggi le sinistre governano solo Portogallo, Spagna, recentemente Grecia, Inghilterra e quasi tutti i paesi scandinavi. Solo. Ecco. Allora, cominciamo col dire che crisi, insomma. Ma continuiamo col dire che perché è avvenuto solo questo? È avvenuto perché è ovvio che quando un mondo si va liberalizzando e globalizzando, primo, la destra va avanti. Mi pare ovvio. È ovvio che la crisi che da un anno ci sta addosso rende più difficile il mestiere ai socialisti, a mantenere i livelli di occupazione e i livelli di reddito effettivo. La crisi che c'è in Europa è una crisi fisiologica. Io per prendere proprio, non ve lo voglio leggere, ma mi sono fatto uno schema paese per paese. Dopo quanti anni vengono le alternanze? Si va da 8 a 18, 20. Cioè in Inghilterra è normale che i conservatori stanno 18 anni al governo. La Thatcher e come si chiama? Major, che gli è successo. 18 anni, è quasi il ventennio fascista, voglio dire, no? E poi i laburisti stanno ancora là, perché tra i paesi i laburisti stanno governando ancora in Inghilterra, e ci stanno da 14 anni. E li potrei prendere tutti quanti, insomma. La crisi grossa è veramente in Francia, dove il Partito Socialista veramente sta proprio sbandato, non si sente sulla scena, insomma, no? Ma ecco, questo è quella crisi è dovuta a congiunture internazionali. Poi si dice c'è la stessa crisi italiana? No, perché io credo che in Italia, e mi permetto di dirne, ho sentito l'eco pure dagli interventi sul nuovo welfare, noi non ci siamo troppo soffermati e non ci rendiamo conto che il nuovo welfare non è un'invenzione così astratta di cui si è parlata, ripeto ancora, come ho detto che fece il nuovo PC, in cui di nuovo c'era solamente l'aggettivo nuovo, e poi era il PC di prima, insomma, no?
No, lì le cose sono cambiate e sono cambiate proprio, e lo dica a Cesare, raccogliendo il fatto che sono mutate le condizioni, vorrei dire, sociali, culturali dell'operaio stesso, insomma. Perché si richiede una partecipazione dell'individuo ai processi, anche nella flexicurity, che è la più, diciamo, aperta. Ma non ti si dice, mio caro, stai lì, ti mettiamo in cassa integrazione, ti paghiamo per non lavorare e poi ti verremo a chiamare. No, tu ti formi, tu studi, tu lavori. Dopodiché, se solo rifiuti, te ne vai. Insomma. Cioè, non solo, ma anche, diciamo, c'è... Vabbè, non parliamo della Danimarca, gli studenti universitari sono pagati, se si sposano sono pagati di più, se fanno figli sono pagati ancora di più. Insomma, due studenti universitari si possono sposare e fare figli tranquillamente e campano, insomma. Ma tutto questo, ecco, fa parte di un discorso che magari in Italia potrebbe essere non possibile. Ma quando Tony Blair dice al figlio dell'operaio, vai all'università che costa un sacco di soldi, costa un sacco di soldi, però non me la pagherà tuo padre operaio, me la pagherai tu quando sarai ingegnere. Allora significa veramente essere entrati, intanto raccogliere la situazione dei ceti medi, insomma, e significa essere entrati in una condizione proprio che vede, diciamo, il lavoratore non come semplice lavoratore e in condizioni fabbriche cambiate, ma in una situazione reale come cittadino. La decommodification questo fa, vede l'uomo nel suo insieme e si lascia la sua dignità di uomo e di capo di famiglia, che può portare, mettere un piatto a tavola ai suoi figli e magari con il secondo piatto contorni la frutta e il formaggio, e in condizione di sempre sfruttando la sua persona, il suo contributo e adeguando i rimedi presi alle mutate condizioni. Noi questo in Italia non l'abbiamo ancora compreso. E quindi la differenza tra la crisi del socialismo europeo e la crisi del socialismo in Italia è una differenza tra una crisi fisiologica normale in un'alternanza in cui se i conservatori stanno 18 anni a governare, per i laburisti non è proprio la fine del mondo, perché il liberalismo è comunque un'idea di interesse collettivo. Certamente si preparano nel frattempo a aggiornarsi, a lavorare, a fondare il nuovo Labour, non il nuovo PC, il nuovo Labour che fece Tony Blair con le idee di Giddens, e ha funzionato. E ti ha messo al governo 14 anni fa e stai ancora lì. La crisi della sinistra italiana è una crisi di idee, e questa crisi di idee che io ho cercato, forse semplificando, forse invece cogliendo un fattore essenziale, ho cercato di identificare proprio nello stare in una fase antecedente non all'elaborazione del welfare, ma all'elaborazione del nuovo welfare. Perché non è, cioè questo è il discorso, perché con le condizioni di oggi sono crollate le condizioni del vecchio welfare, ma queste condizioni si sono risentite anche nei paesi scandinavi, anche la Danimarca, la Svezia si sono dovute dar da fare, in Danimarca oggi governa la destra, è chiaro, poi magari è una destra che non dismantella il welfare, perché? Ma perché gli conviene? E perché? Le vertenze sindacali come in Italia gli costerebbero più di quello che non gli costa il welfare. Allora lì il tiro e molle su chi lo deve tenere, il ruolo degli enti locali, le cose eccetera eccetera, ma praticamente il welfare è ormai un dato di fatto acquisito, se è vero che la Danimarca può essere il primo paese del mondo tra quelli che assicurano all'azienda condizioni ottimali di guadagno. Ecco, questo è il discorso. Lì ci sono non governi destra e sinistra che cambiano da noi nevroticamente ogni elezione, ed ogni elezione se si perde è la fine del mondo, se si vince è la vittoria, poi magari non si combina niente e si è vinto con 3 senatori in più e si pretende di governare 5 anni, Prode non so quante volte ha detto che avrebbe governato 5 anni con 3 senatori
di maggioranza compresa. È veramente, cioè, è un altro clima, un'altra condizione. Qui la sinistra sta in condizione pre-nuovo welfare. Per la sinistra italiana vale il fatto che le vecchie condizioni dei rapporti di lavoro non sono mutate e la sinistra non ha cambiato posizione. E il sindacato, io ho detto, lo diceva, non mi ricordo adesso se forse Angelo Ruggerio o Bottoni, e il sindacato, perché vogliamo abolire il sindacato, chi non vuole abolire il sindacato? Io ho fatto presente che in Danimarca il sindacato ha l'80% degli operai che sono iscritti al sindacato. Questo è solo che il sindacato deve finirla di difendere il posto di lavoro, deve difendere il lavoro, non il posto di lavoro, perché queste lotte stanno cominciando a venir meno, a non dare più risultati. Pure in Italia gli operai debbono andarsene in cima al Colosseo, si debbono ritrovare posti in altro per gridare, per urlare e farsi sentire dalla televisione, così risolvono qualche volta i problemi, perché veramente in una crisi così andare azienda per azienda, situazione per situazione, a fare l'avvertenza per ottenere la cassa integrazione per chissà quanti anni, ma è una linea perdente. Se tu non hai una visione di insieme, un nuovo welfare, una flex security, mi sono riproposto di fare delle idee concrete, delle proposte concrete, le ho fatte, o queste o altre se qualcuno ne ha di migliori, ma insomma è in Italia che c'è una crisi organica e c'è quindi una grossa differenza, insomma, in questo. Rispondo allora, visto che ho cominciato con Cesare, gli dico, Cesare, io ho avuto una carenza nella mia relazione, essendo di idee socialdemocratiche, ho teso a identificare la sinistra con la socialdemocrazia. Noi ne abbiamo parlato tante volte pure. Io reputo il progetto del Partito Democratico un progetto valido, un progetto che non si è saputo realizzare, ma è valido perché la sinistra i cattolici democratici della Democrazia Cristiana oggi io non credo che abbiano in cima alle loro idee politiche altro che libertà per l'azienda e per tutti i cittadini e sicurezza per i lavoratori. Non credo che abbiano altri. È chiaro che arrivano a queste conclusioni partendo da un pensiero cristiano, e i socialisti e il PD ci sono arrivati partendo da un pensiero socialdemocratico, e io da un'antropologia, una visione diversa, ma le conclusioni sono le stesse. Quindi vedere un progetto come quello del Partito Democratico funzionare così veramente è una cosa che fa male, perché i presupposti, è chiaro che non ci si va a iscrivere al Partito Socialista Europeo, ma è evidente, perché un partito è anche le sue tradizioni, e non si può dire a Cesare Colafranceschi che non vuol morire e nemmeno vivere da socialdemocratico, c'ha ragione, perché a me se dicessero iscriviti a un partito cristiano che fa una no, non mi ci iscrivo, l'appoggio ma non mi ci iscrivo, insomma. Allora ci si iscriva a un gruppo europeo, si trova la formula, ma si va avanti insieme. Quindi quando dicevo socialdemocrazia intendevo proprio questo, insomma, il progetto originario del Partito Democratico, che per me rimane valido. Mario Fort diceva destra e sinistra, come le qualifichiamo? Credo che sia difficile oggi, ma non perché sono la stessa cosa, sono d'accordo a dire che non è la stessa cosa, ma perché ci sono molte destre e molte sinistre. Questo è il discorso. Basti pensare a Fini e Berlusconi, insomma, giusto per dirne una, pensiamo pure alle destre fasciste, eccetera, ce ne stanno tante di destra e ce ne stanno tante di sinistra. Quindi la difficoltà non nasce dal confine fra destra e sinistra, che resta secondo me un confine ideale, sempre quello di Bobbio. La tendenza all'uguaglianza, proprio non dice l'uguaglianza, ma la tendenza all'uguaglianza rimane come quella linea di confine. Qualificare poi la destra e la sinistra è molto difficile, e questi incontri dovrebbero anche avere, non so se ci riusciremo,
lo scopo di cercare di entrare un po' dentro e capire, insomma, un po' tutte queste posizioni. Stasera soprattutto su una, ho detto un'opinione, no? Destra e sinistra un'opinione, ho detto la mia personale opinione ed è quella lì. Con il dottor Carbone non siamo d'accordo su tante cose, invece siamo d'accordo, perché le conclusioni a cui arrivava erano proprio le conclusioni a cui ho esplicitamente o implicitamente sono arrivato io. Anche qua, insomma, il mercato è positivo ma va regolato, e certamente la flexicurity è proprio la maniera per regolare il mercato della forza lavoro, e quindi tutto sommato anche gli enti locali che svolgono la funzione, l'hanno detto pure forse Bottoni, per esprimere questa preoccupazione, ma chi è che vuole eliminare la funzione degli enti locali? Ma 3 milioni e mezzo di pubblici dipendenti per fare quello che in Germania fa un milione di pubblici dipendenti, lo fa meglio, che stanno in testa alla graduatoria, è una cosa da cui metterci mano. Un rapporto insegnanti bidelli e alunni 1 a 10 è un rapporto che non esiste in nessun altro paese del mondo, insomma, chiaro? Allora su queste cose bisogna mettere mano, insomma. Queste, poi nessuno nega la funzione, e come lo fai il welfare se escludi gli enti locali? Ed è chiaro che poi, anzi, se lo volete sapere, io sono un pubblico dipendente in pensione che crede di aver lavorato e tutto sommato non male per 41 anni, quindi insomma voglio dire, della scuola ne parlo tanto male e dell'università ne parlo tanto male, ma un ricercatore come Giampaolo Fontana, che lavora per 4, voglio dire, lavora pure per i suoi, insomma, voglio dire, ci sta pure chi intende così nella pubblica amministrazione, no? Questo è il fatto. Quindi noi, quando si dice certe cose sui pubblici dipendenti, cioè, si parla di dati medi. Mi spiego, la media la fanno le classifiche europee che parlano chiarissimo, e non si può negare, è ovvio che all'interno della media, così abbiamo mangiato due polli, tu ne hai mangiate due, io ne ho mangiato uno, insomma, quello è il problema. Concordo Francesco, con le altre cose di Cesare, detto l'esperienza della Costituente che è stata fatta insieme, è chiaro, è un secondo punto positivo, oltre allo sviluppo economico, l'esperienza della Costituente. E anche quello però io faccio presente che è dipeso da fattori internazionali, non è che hanno lavorato insieme a fare le dare in quella maniera perché si volevano bene, no, perché anche la Russia sapeva benissimo, e ha mandato Togliatti con l'incarico di fare il partito nuovo, perché sapeva benissimo che l'Italia stava nel campo europeo, esattamente come l'Ungheria, la Cecoslovacchia e la Germania Est, quando hanno provato a cambiare, hanno trovato quello che hanno trovato, insomma. Quindi c'è stata una logica internazionalista anche in quello. Sulle risorse, eccetera, pure sono d'accordo, ovviamente, sul fatto che stanno finendo le risorse e dobbiamo provvedere pure a questo. Il ceto medio, se il ceto medio, quello a cui apparteniamo noi, diciamo, se è produttivo deve trovare ampi spazi, però gli impiegati debbono capire e i professori e le professoresse debbono capire che lo stipendio che percepiscono a fine mese è il compenso di un lavoro, non una indennità che gli tocca per la loro condizione sociale. Perché io sospetto che molte mie colleghe e molti miei colleghi che svolgevano un secondo lavoro, ingegnere, commercialista, eccetera, eccetera, si consideravano lo stipendio proprio completamente scisso da quello che poi pretendevano. Come qualche bidella che veniva da Rocca d'Arce a scuola pensava che lo stipendio gli fosse dovuto per il viaggio che aveva fatto la mattina, insomma. Cioè, lei ne era convinta, insomma, che non faceva niente proprio per tutta la giornata, insomma. Questo, ecco. Per quanto riguarda poi il problema dell'alienazione per i figli, eccetera, andremo un po' in un discorso un po' che è andato oltre i nostri scopi. Angelo Ruggeri, sindacati superati, eccetera, eccetera, ho già risposto. Il trattato di Lisbona, l'eguaglianza, vabbè, penso che insomma, grosso modo, ci siamo intesi su tutto, cioè non siamo d'accordo se non su poche cose. Comunque vi ringrazio perché abbiamo fatto una bella discussione. Grazie, buonasera.